credito che io. A costo di travolgere cielo e terra, io voglio che venga a regnare la mia volontà nel mondo. Ne ha tutti i diritti. Che altro possono dirci? Che cosa altro possono dirci? Nient'altro. Ieri sentivo un grande silenzio di pregare per la pace, era fatto bene, perché è colpito proprio, perché in Gerusalemme l'hanno presa, qualche volta sono andati in altri corsi. Un signore che prega sempre, l'aveva contato, c'è così Gerusalemme. Perché? Ma perché venga a regnare la divina volontà e ci sarà tutta la pace di questo mondo e dell'altro certo. Mondo pure. Ma vediamo in noi stessi che riusciamo a prendere schiaffi a destra e a sinistra senza più muoverci. No, riconoscendo Gesù in quegli schiaffi. Sì, che fa lui in ogni schiaffi, ma per, quello è sottinteso, perché no, non si sarebbe mai sentita. Ti voglio via schiaffi. Ti vuole prendere schiaffi? Guarda, ci offriamo tutte. Grazie Marina. Grazie Marina, grazie Gesù direi. Tu sai perché me li dai Gesù? Evidentemente me li merito. Se questo ce li meritiamo tutti, su questo sì, sì, vabbè, ma lei ha detto a me, quindi è chiaro che io dico perché grazie Gesù. Rispondi. Se servono per salvare un'anima, ben venga. No, capiamo che dice. È andato in Terra Santa. Il Papa è andato in Terra Santa. Ha invitato i due leader religiosi delle due fazioni e sembrava che allora le cose di Dio, cioè le cose di Dio si manifestano in modo diverso dagli uomini. Adesso stanno facendo guerra come non mai. E invece nella divina volontà sembra che le cose vanno. Noi preghiamo per una cosa e sembra che a tutto il contrario. E quindi agli occhi del mondo, Papa Francesco riceve un'umiliazione, dice io l'ho portati, adesso hanno pregato con me, tornano e quei due si fanno ancora più guerra, Hamas contro. Allora il Signore forse li ha voluti chiamare proprio per preparare, per chiamare alla preghiera. E quindi è proprio una questione, cioè come se il Papa fosse stato preso a schiaffi per dire agli occhi del mondo la tua preghiera è fallita. Ma nella divina volontà non è fallita, perché questo ennesimo spargimento di sangue deve preparare al trionfo. Quella preghiera, se noi la prendiamo, la abbracciamo nella divina volontà, porterà alla vera pace, che adesso sembra impossibile tra quelle due cose. Il mondo fa vedere una realtà che è completamente opposta a quella spirituale. Il mondo sembra vincere, sembra trionfare e sembra umiliare il mondo spirituale, quello della preghiera. Ma questo è proprio, appunto, la presa a schiaffi. Questo è proprio quello che è necessario e questo è il momento della crocifissione. La Chiesa sta passando la crocifissione di Gesù. Cristo, siamo sul Golgota. Siamo sul Golgota pure noi. Grazie. Credi tu che io possa rimanere indifferente all'accorata preghiera della madre mia che mi chiede il mio regno? Credi tu che io possa rimanere indifferente all'accorata preghiera della madre mia che mi chiede il mio regno? Continuamente risuona al mio orecchio, dolcemente si insinua nel mio cuore e lo ferisce come una freccia d'amore. L'accorata preghiera della madre mia che mi chiede il mio regno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Credi tu che io possa rimanere indifferente all'accorata preghiera della madre mia che mi chiede il mio regno? Questa Vergine Santa teneva vincolata nella sua umanità tutta l'umana famiglia, quasi come le membra al corpo. Pagina 8. Cantico pagina 8.
prima corona. Benedetto il Signore, Dio nel suo volere, Signore, Dio nel suo volere, perché ha visitato la sua Chiesa per glorificarla e ha aperto le porte del suo regno per noi, nella persona di Luisa, la sua figlia, come aveva promesso per bocca di tutti i suoi santi profeti del suo figlio. Salvarci dal nostro volere e dal potere del demonio, del mondo e della carne. Così egli ha concesso misericordia alle umane generazioni e si è ricordato della promessa del suo regno. La promessa fatta da Gesù, nostro Signore, nella solennità della sua stessa preghiera. Di glorificarlo senza timore del volere umano, vivendo nella sua volontà sulla terra come in cielo. E voi, bambini, sarete chiamati figli dell'Altissimo, e vivendo nella divina volontà, gli preparerete nei cuori le strade. Per dare alla sua Chiesa la conoscenza del suo volere nella liberazione dal volere umano. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà il trionfo del Fiat Supremo, che è il Sole che sorge. Per vivificare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte del volere umano e dirigere i nostri passi sulle eterne vie del suo volere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, nel tuo eterno volere. 390. Ripetiamo. Questa Vergine Santa teneva vincolata nella sua umanità tutta l'umana famiglia, quasi come le membra al corpo. Oh Signore, facci riconoscere l'immensa eredità lasciataci in dono dalla nostra mamma, Madre Santissima. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Sa che tutte le anime possono prendere possesso di tutti i beni, acquistati per noi a lei. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Fa che tutte le anime sentano dentro di sé la vita palpitante della loro regina. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Fa che tutti i nostri atti portino Gesù a tutte le anime. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Fa che sempre ed in tutto rimaniamo strettamente uniti alla nostra Madre Santissima. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ricordiamo darci il nostro pane quotidiano e ricordiamo sempre insieme a Gesù il pane che lui intendeva e intende darci, il pane della sua volontà divina, primo, importante, il pane dell'Eucaristico, secondo, e l'ultimo, tutto ciò che ci serve per la nostra vita. Preghiamo insieme. Padre Santo, per l'Immacolato Concepimento della nostra Santissima Madre, concedici di prendere possesso dell'eredità che col vivere sempre nella tua Santissima Volontà ella ci acquistò per cancellare l'antica eredità del peccato originale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Comunque gli uccellini ci hanno dato conferma che vogliono che facciamo le cose la mattina. Proprio l'ha fatto, proprio cantato. Proprio cantato, loro cantavano mentre non si sì, 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 s
Su in gloria non lo dicono completo come lo facciamo noi, Carla. Normale. Infatti noi stavamo per proseguire e ci siamo dovuti fermare. Non so, è gloria al Padre normale, senza la contribuzione nel ti diamo con la stessa gloria che tu hai da sempre nella tua eterna divina volontà. Sì. Non con la nostra piccola gloria umana, ma la tua gloria eterna divina che, no, che ti dà la tua stessa volontà divina. Ma poi il video e faceva degli annessi in un posto che stava un po', devo fargli vedere questo, c'è altro di uguale. Tu non puoi essere condizionata così, tu hai condizionato tutti gli altri per questo. Non è un problema, perché uno sta in gruppo di preghiera, la misericordia è il figlio del Signore. La misericordia non è quello che misericordia. Lo preghiamo tutti insieme, la misericordia è il Signore. Scusa, sennò che preghiera è? Chi siamo? Siamo cristiani. Quella non è misericordia. Siamo cristiani, se no noi ne parliamo di quella che sta male e ne parliamo. Quella sta male perché vuole stare male, quindi. Ma se anche vuole così, a un certo momento ci sarà un po' di misericordia da parte del Signore che lo fa. Sì, la tua non ti starà perché gli altri di questo problema siamo. Se non lo prego, mi capisci anche per gli altri di questo problema. Tu sei cristiana. Allora, noi eravamo arrivati però visto che siamo poi lo riprendiamo 28 giugno. Allora con il libro di signori non siete voi santini, l'hai detto la 9 se lo siamo detto, ma non ci interessa che pagina è stata inaugurata, voi state a ritiro, voi è una delle rotture che ho capito che sono ti tenevo proprio che da questo, no? Non stare in silenzio, andare da padre eroi, andare di qua di là, tutti i santi, no, le lasciamo fare queste cose. Non sto dicendo niente, allora, no, stavo dicendo, visto che io sto sempre buona, loro hanno capito, parlo con loro, visto che poi riprenderemo via dicendo da capo dove siamo arrivati l'altra volta. Però visto che siamo proprio, vediamo almeno questo brano su dove c'è anche Maria Tinez, tra virgolette, sì. Anche se Maria di per sé è sempre detto. Il libro di Adamo, sì. Io direi poi facciamo come volete, 181, pagina 181 del libro di Adamo, il volume 24, 10 settembre del 28, volume 24, 10 settembre del 28. Sì. Pagina 181 del libro di Adamo. Siamo invitati a contemplare il titoletto La gloria di Adamo nel cielo. I suoi atti prima di cadere nel peccato restarono integri e belli. I danni che lui ha fatto prima di cadere nel peccato sono rimasti integri e belli. Lui però è rimasto ferito. In Adamo si conosce nel cielo ciò che Dio fece nella creazione. Soltanto il brano che ci interessa, quindi manca il primo pezzetto. Stile Luisa, leggiamo ciò che siete te, Gesù, con gli atti che abbiamo già preso, i tuoi atti per la tua santissima umanità, la tua volontà divina come vita, anche in questa lettura, tu hai già fatto tutti i nostri atti, prendiamo gli atti che tu hai già fatto per noi, perché tu abbia gloria divina anche da questa nostra lettura, dacci la vita di queste conoscenze, comprendere quella vita intrinseca che ci sono in queste conoscenze, quello che tu ci vuoi dare. Motivo per cui hai fatto scrivere queste cose a Luisa e non volevo che saltasse niente neanche da mia primavera. Luisa scrive: seguivo il mio giro nelle opere della Maestà Suprema e giungendo al punto della creazione dell'uomo pensavo tra me: Adamo, il principio della sua vita, la fece nella divina volontà, sicché i suoi pensieri, parole, opere e passi? Non corrisponde quello? Non vedete quest'altro? Non è che non c'è, penso ci sia, perché il taglio è in quello vecchio. Non è nella stessa pagina, magari. In quello vecchio va bene. È lo stesso paio che ha dato il segno, quindi per essere, se non hanno cambiato, vedete. Dunque il brano è del volume 24, il 10 settembre del 28.
e prendo il pensiero, segui Luisa, per girare continuamente mi piace questa volta. Seguivo il mio giro nelle opere della Maestà Suprema e giungendo al punto della creazione dell'uomo pensavo tra me. Adamo, il principio della sua vita, la fece nella divina volontà, sicché i suoi pensieri, parole, opere e passi erano animati dall'unità del Fiat, il quale abbraccia tutto e contiene tutto, senza che nulla le sfugge. Quindi gli atti suoi possedevano di Adamo, della prima vita, del primo periodo della vita di Adamo, l'Adamo innocente, gli atti suoi possedevano la totalità e pienezza di tutti e di tutti i beni. E se un atto solo fatto in questo modo nell'unità del Fiat, che abbraccia tutto, è un atto che, messo insieme a tutti gli altri atti delle creature, questi non possono equivalere a quest'atto solo? Adamo, che ebbe un periodo di vita in questa unità del Fiat, chissà quanti atti potete fare. Sicché la sua gloria nel cielo sarà grande e forse supera tutto, tolta la sovrana regina, che formò vita con la sovrana regina che formò vita compiuta nella divina volontà. Quindi la sua gloria, tenne il pensiero, sicché la sua gloria della Dama innocente, la sua gloria nel cielo sarà grande e forse supera tutto. Perché lui aveva tutti quegli atti vissuti nel periodo innocente, tolta la sovrana regina che formò vita compiuta nella divina volontà, tutti gli atti di Maria Santissima del primo istante del concepimento, tutti gli atti di volontà divina. È vero che Adamo peccò e uscì da questa unità di volontà divina. L'unità, la pace, l'unione delle nazioni, l'unione con i vari gruppi, l'unione nella Chiesa, viene soltanto se ritorna a regnare la divina volontà. Lei sola è atto unico e è unità in tutto. No? È vero che Adamo peccò e uscì da questa unità di volontà divina. Ma se uscì lui, i suoi atti restarono. E certo, erano divini, no? Appunto. Perché credo che nessuna forza, né divina né umana, può distruggere un atto solo fatto in questa unità del Fiat, che abbraccia tutto e possiede tutto. Dio stesso non può annientare un atto simile, o al più dovrebbe distruggere la sua stessa volontà divina, ciò che neppure può fare, perché essendo eterna ed infinita, senza principio e senza fine, è intangibile a tutto e nessuno la può toccare. Che grande, papà. E certo, sono un piccolo, quello che noi siamo piccolissimo atto nella divina volontà è un atto infinito, intangibile, intoccabile, perché è un atto di Dio. È la sua volontà. Quindi anche se ricadiamo dopo nel peccato, metti caso che ci scostiamo dalla divina volontà, riprendiamo tutti gli atti che Gesù ha fatto per noi, tutte le riparazioni che Gesù ha già fatto Padre per noi. Ci tuffiamo, come dice anche Adriana Pallotti, ci tuffiamo ancora di più nella divina volontà. Più di prima. Piscina. E Gesù? La Madonna si tuffava. Gesù, veramente Adamo possiede nel cielo, veramente Adamo possiede nel cielo una gloria che a nessun altro, per quanto santo, gli viene data all'infuori della Mamma Celeste, perché nessun altro possiede un atto solo nell'unità della mia volontà divina. Adamo è Santissimo. Era giusto e decoroso che la nostra Maestà Divina, che la prima creatura uscì per la nostra Maestà Divina, era giusto e decoroso che la prima creatura uscita dalle nostre mani creatrici possedesse più gloria che tutti gli altri, molto più che il primo periodo della sua vita fu fatta come da noi si voleva. Fino al peccato era il secondo piano di Dio, nell'ordine di Dio. Si può dire che era vita nostra, volontà e opere nostre che scorrevano in lui, dentro quella turba della divina volontà nella quale era stato creato, quindi era tutta roba di Dio. Scusa un attimo, ma questo è per Adamo, ma sempre di Adamo si parla, di Eva, gli atti compiuti da Eva ci sono. Dio ha creato l'umanità in Adamo. Eva come se fosse una figlia di Adamo.
perché per le cose discende da Adamo pure lei, no? Parliamo di Adamo, no, e Dio ha messo, Dio ha messo tutti gli altri, è caduta, è stata lei, sì, sì, questo sì, però non se ne parla mai. Dio ha messo, perché non c'entra Eva, non c'entra con la creazione dell'uomo, ne parla, è una discendente come tutti noi, di Adamo. Ecco perché noi donne è stata tratta da siamo tutti noi, Dio ha creato l'umanità secondo il progetto suo, il suo disegno, tutti gli atti prima, tutta la grandezza messa in Adamo. Tutto il principio dell'umanità è in Adamo. Tutto, anche Eva prendeva anche lei tutto da Adamo. Sì, ma le avrà compiuti prima di peccare anche Eva. Sta nel più pellegrinaggio, se leggi il più pellegrinaggio, nei primi, nelle prime cose, nelle prime ore, c'è scritto proprio. Come no? Nella creazione proprio di Adamo. Il più pellegrinaggio, più Dio. Era il giorno. Sta qua, vai a fare. Sta qua il pellegrinaggio. Nelle preghiere. Ma forse un caro letto che non avevo detto. Allora puoi fare ora no. Ma cosa c'è fatto? Forse pure io. Riprendo il pensiero su perché. Però dove sta il punto interrogativo? Si può dire che è inutile il pensiero giro. Volontà e opere nostre. Era più. Si può dire che era vita nostra, volontà e opere nostre che scorrevano in lui. Come poter distruggere questo primo periodo della vita di Adamo se era più nostra che sua, questa vita, questo operato, è inutile il pensarci. Ciò che si fa nella nostra divina volontà resta intangibile. Nessuno lo può toccare, perché entra nell'ordine divino ed infinito. E l'umano, divino e infinito, non può. È intangibile. E sebbene scivolò e cadde, ma i suoi atti, tuttavia i suoi atti, fatti fino allora, restarono integri e belli quali li aveva fatti, quindi non si toccano, sono eterni, divini. Quindi lui restò ferito, malato, sfigurata la nostra immagine in lui, perché non c'era più in lui la nostra volontà divina che aveva preso l'impegno di conservarlo bello, fresco, forte, santo, tutto in ordine a noi come lo avevamo creato, perché Adamo stesso l'aveva respinta. Ma le opere sue, fatte fino a che ebbe la sventura di cadere, che possedevano l'unità del nostro fiat, non subirono nessun cambiamento. Perché anche noi stavamo gelosi di questi atti che tanto ci avevano glorificati. Ci avevano messo in festa nel vedere che l'uomo, nostro figlio, si elevava fino a noi per assorbire in lui i modi nostri divini, la nostra somiglianza, e portarci nell'unità del nostro volere gioie, felicità, il ricambio, il sorriso di tutte le cose create. Noi eravamo rapiti nel vedere il nostro caro figlio, l'opera delle nostre mani, che vivendo nella nostra volontà, come in casa nostra, prendendo del nostro, ci poteva portare nuove felicità e gioie senza fine. È un periodo indimenticabile, figlia mia, il primo periodo della vita di Adamo, per noi, per lui e per tutto il cielo. Ah, certo che il dolore di vita è vero. Dopo caduto nella colpa, lui rimase come un cieco che prima di perdere la vista ha fatto tante opere belle da riempire cielo e terra. Chi può mai dire che non sono opere fatte da lui? Solo perché volontariamente perdette la vista, volontariamente, e che, non potendole più ripetere perché cieco, restano senza il valore quelle che ha fatto? Certo che no. Oppure una persona che si applica a studiare le scienze e a metà dello studio non vuole andare più avanti, e solo perché non va avanti si possono togliere o distruggere il bene delle scienze che ha acquistate? Certo che no. Se questo succede nell'ordine umano, molto più e con più validità e certezza nell'ordine divino. Tanto più che l'ha salvato, no? Dall'inferno, perché onde, quella salvezza su tanto nero. La salvezza non è ritornare in quella santità divina. Sì, l'ha salvato. La salvezza è non andare all'inferno, ma non è più ritornare in quella santità divina. Onde Adamo, in virtù del primo periodo della sua vita, innocente, ci sei? Posso chiedere solo una cosa? Marina, ci sei? No.
leggendo? Lui sta proprio con Gesù e Maria perché ha fatto tutto nella Divina Volontà, mentre Adamo no, avendo fatto qua l'umanità sua, non è pienamente con... Anche lui, anche la prima vita non l'ha fatta in... Però Luisa l'ha fatta ci molto sono. Più... Ci sei, ma grazie. Com'è? Aspetta, ripeto quella domanda. Marina, c'era una domanda, scusa un attimo, ripeto quella domanda, chiara, forte che ti sento. Luisa, avendo fatto tutta la volontà divina in Gesù, sta con Gesù completamente, no? Invece Adamo, avendo fatto una parte di divino, una parte di umano... Anche lui si è però fatto la parte di umano prima. Ma non c'è il primo posto, diciamo, nel sole della volontà divina. Come funziona? Non so se... No, allora, l'unica creatura, cioè... Magari ce ne saranno delle altre, chissà, perché quello è il compito. Allora. Siamo aperte. Sei? No. È sparita. Sì, però non c'è l'audio. Cioè, c'è il video, ma non c'è. No, non c'è. Si vede da quello piccolino. Ci sei? Si muove. Io non mi sento. Ci sei? Sì, sì. Infatti, allora la Madonna è l'unica che ha fatto vita di volontà divina completamente. Stabilisci, Signore, questo collegamento, togli tutto ciò che non è tuo. Concepimento. La sua assunzione. Non è possibile far diversamente, non riusciamo a prenderti. Adamo ha vissuto solo il periodo inizio. Niente da fare. Non si sente? No, cara. Sentiamo una parola di tanto solo. Vabbè, allora non fa niente. Poi fa niente, fa niente. Niente. Ci siete? Adesso sì. Siamo. Non vi muovete? No. Vogliamo prendere gli schiaffi. No, infatti. No, giustamente come lei aveva detto. Adriana. Ariana Fer. Niente da fare, Vittorio. Adamo, mi sai che poi devo dire? Stop. E invece non è sempre storia. E quindi Luisa sta avanti. Anche Luisa sta avanti. Certo. Prima si arriva, però Luisa dopo è venuta. Ha venuto la mia. E quindi è diventata... Hello? Sì. Hello? Tra tutte le creature, lui... Dalla prima che ha iniziato a vivere nella rinascita, sentite? No, qualche parola solo. Senti, togli il video. L'ho tolto, c'è soltanto l'audio. È vero, sì. Dico, Luisa è stata la prima ad essere chiamata a vivere nella Divina Volontà, ok? Sì. Tra tutte le creature nate di stirpe comune, cioè creature nate con peccato originale. Allora, lei è stata la prima, la capostipite, e lei sta lavorando affinché con il tempo, con i secoli, quando queste verità verranno conosciute e trionferanno, magari arriveranno delle creature che potranno iniziare a vivere divina volontà dal momento della loro nascita fino al momento della morte. Ci siete? Sì. Ma qua stanno sparando i botti della la festa della Madonna. Madonna sta facendo i botti. No, ma non li sentiamo, vai avanti, non li sentiamo. Sentiamo solo te. E quindi questo, qual è? E quindi dobbiamo pregare e sperare, anche se noi abbiamo conosciuto la Divina Volontà nel cammino di nostra vita, questo non vuol dire niente. Se noi abbiamo detto il nostro sì,
Gesù copre tutti gli atti precedenti, la divina volontà trasformante prende tutta la nostra vita dall'inizio alla fine. Ciò non toglie che magari in futuro, tra 100, 200, 300, 2000 anni, potranno nascere delle creature che già vivendo in famiglie in cui regna la divina volontà, potranno iniziare a vivere completamente nella divina volontà dal loro concepimento fino, diciamo dal loro concepimento, dall'inizio fino alla fine, dal loro primo atto fino alla fine della loro esistenza sulla terra. Questo lo dobbiamo pregare e sperare, così come gli angeli e i santi del passato pregano e sperano che noi viviamo nella divina volontà, così noi dobbiamo pregare e sperare che attraverso i nostri atti, attraverso la nostra vita nella divina volontà, potranno, e noi dobbiamo essere il lievito, come dice Gesù alla fine del volume 26, il lievito delle generazioni future, e quindi sperare che nel futuro ci siano creature che facciano vita completa nella divina volontà, e di questa noi ne condivideremo tutta la gioia e paradisi aggiuntivi, perché sarà aumentata la gloria della divina volontà conquistante sulla terra, di cui tutti noi facciamo parte. Bisogna anche battezzarli perché entrano nel tema della volontà. Certamente, certamente. Non c'è sempre bisogno, l'abbiamo detto. Certamente, saranno sempre diciamo creature di stirpe comune. La più grande è la mamma, è la Madonna, perché lei dal momento del concepimento già concepita con il privilegio dell'Immacolato Concepimento, ma dal momento del concepimento, e questo è un atto suo di volontà, non un privilegio ma un sacrificio, una prova assoluta, lei gli è stata data la conoscenza e pur sapendo tutto quello che doveva soffrire lei ha detto sì, quindi lei è l'unica e la prima e la madre. Però ciò non toglie che ci potranno essere bambini in futuro che dal momento in cui verranno battezzati, e nel momento dai 5-6 anni, vivranno sempre nella divina volontà e quindi faranno una vita completa, non cominceranno a 30 anni, a 50 anni, a 25, eccetera eccetera, ma avranno la possibilità di vivere in famiglia, in comunità, in divina volontà sempre, e dobbiamo, questo dipende da noi, dipende dai nostri atti nella divina volontà. Ciò non toglie che Adamo appunto fece il suo primo periodo di vita nella divina volontà, e quindi è un santo grandissimo che è superiore a tutti i santi della redenzione, perché un atto suo nella divina volontà, non per merito suo, ma per proprio gloria della divina volontà operante in lui, è superiore a tutti gli atti umani santi della storia della redenzione. Infatti questo capitolo si intitola proprio La gloria di Adamo in cielo. Allora lo leggeremo forse tra qualche... Mi sentite? Sì, sì. Lo leggeremo forse più avanti, dice. Ci sono due passi, questo più un altro che è di un altro volume, non so se è 19 o altro. Uno dice la gloria di Adamo in cielo, un altro dice la gloria di Maria Santissima in cielo. Allora, i santi beati, mi viene questa immagine, è presente una partita a tennis quando gli spettatori vanno con la faccia, con la testa, girano destra, sinistra. Dirono da destra e sinistra e vedono quello che batte e quello che risponde, quello che batte, e tu vedi questi qua che vanno a destra. Io mi immagino i santi e beati che guardano a sinistra e dicono wow, e guardano la gloria di Adamo in cielo e si stupiscono e dicono mamma mia, vedi come l'uomo è stato creato. Quindi basta che loro guardano Adamo e vedono lo stato regale, magnifico, divino in cui l'uomo è stato creato, quindi senza macchia originale, e la gloria di Adamo, quindi a dove doveva arrivare la gloria di Adamo, anche se lui a un certo punto ha interrotto. Poi guardano a destra, wow, e si meravigliano ancora di più, perché non solo vedono la gloria della creazione dell'uomo, ma vedono il compimento, dice vedi dove doveva arrivare questa creazione, e quindi vedono in Maria Santissima il compimento, e tutto il compimento della gloria assoluta che la divina volontà può avere nella creatura quando essa fa
vita completa nella divina volontà. E quindi in Adamo vedi la gloria di come era stato creato l'uomo, e quindi i santi e i beati che non potevano conoscere, San Bernardo, San Benedetto, tutti questi grandi santi che hanno iniziato il monasticismo, hanno fatto tanti sacrifici, hanno mortificato le loro volontà umane senza sapere come, con quale gloria era stato creato l'uomo, e la potranno vedere questa gloria. Sei sparita? Ci siete? La potranno vedere questa gloria? Sì, potranno vedere la gloria della creazione dell'uomo. Questo lo leggeremo tra poche righe. Poi guardano Maria Santissima e vedono il compimento. Dicono, vedi, la gloria della vita completa nella divina volontà. E quindi è come passano da stupore a stupore, da uno stupore a uno stupore ancora più grande. E questo in cielo lo vedono tra Adamo e Maria Santissima. Adesso passano, c'è il terzo stupore, perché vedono pure Luisa e dicono, guarda Adamo e come era stato creato l'uomo. Dice, guarda Maria Santissima nostra madre. Poi guarda Luisa, adesso tutta l'umanità può avere accesso di nuovo a formare delle copie di Maria Santissima. E quindi passano a guardare Adamo, Maria Luisa, e quindi il cielo passa da stupore a stupore, e quindi vede questa gloria interrotta, ora che si può ricompiere completamente in tutte le creature anche nate con peccato originale, grazie proprio alla capostipite Luisa. E quindi quella gloria che aveva perso Adamo e che Maria Santissima unica e sola si è completata, è aperta a tutte quante le creature nate come noi con macchia originale, ma che la divina volontà, affogandoci, eclissandoci nella sua luce, ci può praticamente non solo togliere la macchia originale con il battesimo, ma può eclissare in noi le passioni e tutte le conseguenze cattive che ci restano dal peccato originale, trasformandoci in atto compiuto di divina volontà. E questo noi dobbiamo volere, desiderare e pregare e continuare a fare con i nostri atti. Non so se questo risponde alla domanda, se era la domanda, se è comunque una cosa interessante e bella che cui possiamo meditare, pensare, ci possiamo stupire anche noi. Vediamo Adamo, noi pensiamo alla fonte di tutti i nostri guai, ci ammaliamo, moriamo, soffriamo, lottiamo, tutta colpa di Adamo. Però i beati in cielo vedono un'altra cosa, vedono Adamo, il più grande dei santi, poi vedono a Maria, mamma mia, è qua che Dio voleva arrivare, questa è la più bella, poi vedono Luisa, ah, adesso anche noi, anche i nostri figli, anche quello per cui noi, anche per i nostri discendenti per cui noi ci siamo sacrificati, anche loro possono aggiungere questa gloria e noi ne partecipiamo. E quindi passano da gioia a gioia più grande, perché vedono che il cielo si vuole riempire completamente di figli del divin volere. Grazie. Il blu, sia il blu. Mi prende il pensiero, non so dove sono arrivata. Onde Adamo, in virtù del primo periodo della sua vita innocente e fatta tutta nell'unità del nostro Fiat, possiede tale gloria e bellezza che nessuno lo può pareggiare. Brava. Che solo al vederlo tutti i beati riconoscono, ecco qua, quanto fu bello, maestoso, arricchito di tanta grazia la creazione del primo uomo. Nel guardarlo si vede in lui il bene incalcolabile della divina volontà nella creatura, la gioia e felicità che può possedere. E solo in lui, come dentro uno specchio, vedono i beati come fu creato l'uomo, l'amore esuberante che gli portammo, le novizie con cui lo arricchimmo, tutto gli demmo per quanto creatura poteva contenere, fino a straripare fuori e poter allagare tutta la terra. Se ciò non fosse, cioè che in Adamo si vedesse... Non si vedesse.
se ciò non fosse, cioè che in Adamo, grazie, non si vedesse tutta la magnificenza dell'opera delle nostre mani creatrici, neppure nel cielo, si doveva conoscere ciò che facemmo di grande nella creazione e quello che fa e può fare la creatura della nostra divina, nella nostra divina volontà. È il nostro amore che lo esige ed anche la nostra giustizia che vuole tenere nel cielo la realtà di quella immagine di come fu creato l'uomo e non un altro, ma quello stesso che uscì dalle nostre mani creatrici, affinché, se non lo conosce la terra, lo conosca il cielo. Guardano la loro origine in Adamo e, riconoscenti, mi ringraziano e pregano che venga a regnare il mio Fiat sulla terra e formi altre immagini più belle di Adamo, perché lui non fu opera compiuta nel mio volere divino, ma periodo di vita. Solo la sovrana regina possiede vita ed opere compiute nel mio Fiat, perciò non c'è chi la può pareggiare. E il mio volere vuol fare altre vite compiute in esso, per ripetere ciò che fece nella creazione e far conoscere alla terra in che modo ed ordine fu creata la creatura e ciò che può fare di grande, di bello, di santo la mia divina volontà in lei. Altre vite compiute quindi come Maria, perché altre vite compiute come Maria. Vite compiute Maria Santissima. Come Maria Santissima ne vive. Le altre regine attorno alla regina? Ah. Veramente come Maria Santissima. Perché noi praticamente anche chiedendo a Luisa perché di rigenerarci nella divina volontà, lo dice pure nella sua lettera. Chiedetemi di rigenerarvi nella divina volontà. Oltre di ciò, tu devi sapere che finora non ho manifestato a nessuno né i grandi pregi d'Adamo, né la sublimità e grandezza e santità sua, perché visse nel suo primo periodo della sua vita nell'unità del mio volere. E in virtù di questi atti suoi fatti in esso, la sua grande gloria che gode nel cielo. Anzi, si teneva da molti che, siccome scivolò nella colpa, al più potesse tenere una gloria comune a tutti gli altri beati, o forse anche meno rispetto agli altri. È più grande. Ma volendo ripristinare di nuovo il regno della mia divina volontà, sento in me una necessità d'amore di manifestare la prima epoca della creazione e il primo periodo della vita di Adamo, tutta di volontà divina, e la sua gloria che gode nel cielo in virtù di essa, affinché, conoscendo le altre creature un tanto bene, si dispongano e sospirino il Fiat divino come in cielo, così in terra. Bellissimo. È molto bello. Quindi ecco, con questo passo, diciamo, con Adamo i beati vedono l'ordine della creazione dell'uomo. Poi c'è quell'altro passo che è quasi speculare, diciamo, l'altra parte, no? L'ho trovato il 15 agosto del 28, volume 24, dove dice: figlia mia, la gloria, prima dice la gloria di Adamo, ora dice: figlia mia, la gloria della madre, della mamma regina in cielo è insuperabile. È insuperabile. Nessun altro ha questa stessa gloria, questi malgrazi. Dice la forma più alta è lei, Dio. Vediamo se trovo. Now in heaven, ce l'ho in inglese. In modo che tutto l'empireo resta allargato da queste onde di luce. E dice: i beati del cielo, come guardano lei, vedono dove può arrivare la santità nella divina volontà. E quindi vedono il compimento di quello che sarebbe stato Adamo se avesse fatto sempre la divina volontà. E questo lo vedono in Maria Santissima. Continuiamo sul filo, ci verresti? Andiamo. Adesso il brano, dunque sempre continuiamo sullo stesso 185, siamo. Il volume 29, il 30 giugno del 31.
sulla pagina 185, volume 29, 30 giugno del 31. La grazia più grande che Dio fece all'uomo nella creazione fu di poter fare i suoi atti nella divina volontà. Questo regno esiste ed umanità vissuta. Questo regno esiste ed umanità vissute lo hanno posseduto. Gesù Maria. Lei no, questa scrittura è umanità con la lettera maiuscola. Umanità, Gesù Maria. Umanità in questo senso. La grazia più grande, qui salta il primo pezzo, la grazia più grande che fecimo all'uomo nella sua creazione fu che poteva entrare nella nostra volontà divina per poter emettere i suoi atti umani, questa volontà divina. E siccome l'umano volere era piccolo e la volontà divina grande, quindi teneva virtù di assorbire il piccolo nel grande e di cambiare l'umano nel divin volere. Onde Adamo, nel principio della sua creazione, entrò nell'ordine della nostra volontà divina e vi fece molti dei suoi atti. E mentre col sottrarsi dal nostro volere lui uscì da dentro di esso, i suoi atti umani operati nel nostro volere restano come pegno e diritto dell'uomo e come principio fondamento d'un regno divino che lui acquistava. Nella divina volontà, ciò che si fa in essa è incancellabile. Dio stesso non può cancellare un atto solo fatto dalla creatura nel Fiat Supremo. Ora, essendo Adamo il primo uomo creato, era come conseguenza, essendo lui come la radice, il tronco di tutte le umane generazioni, era come conseguenza che esse ereditassero, quasi come rami, ciò che possedeva la radice e il tronco dell'albero dell'uomo. E come tutte le creature, come in natura, ereditarono il germe del peccato originale, così ereditarono i primi atti suoi fatti nel nostro volere, che costituirono il... Allora, tutte le creature hanno ereditato anche gli atti fatti da Adamo nel volere, che costituirono il principio e il diritto del regno, principio e diritto del regno del nostro volere divino per le creature. Questi atti fatti da Adamo, questi primi atti del divino volere, sono il principio, sì, li abbiamo ereditati, diritto di avere il regno del Fiat. E a confermare ciò venne la umanità della Vergine Immacolata ad operare e a seguire gli atti di Adamo per compiere tutto intero il regno della divina volontà, per essere la prima ereditiera d'un regno sì santo e per dare i diritti ai suoi cari figli di farlo possedere. E a completare tutto ciò venne la mia umanità santissima, che possedeva in natura la mia divina volontà. Ciò che Adamo e la sovrana regina possedevano per grazia, l'umanità di Gesù lo possedeva per natura, certo, per confermare col suggello dei suoi atti questo regno della divina volontà. Sicché questo regno esiste in realtà, perché umanità viventi hanno formato i loro atti in essa come materiali necessari per formare questo regno, per dare il diritto alle altre umanità di possederlo. E per maggiormente confermarlo insegnai il Padre Nostro, affinché con la preghiera l'uomo si disponesse ad acquistare i diritti. Ed acquistasse. Si disponesse. Perché affinché l'uomo acquistasse con e per maggiormente, sì, grazie, per maggiormente confermarlo, insegnai il Padre Nostro, affinché con la preghiera l'uomo si disponesse ad acquistasse i diritti per riceverlo. Quindi abbiamo due diritti. Uno è quello del... erediteranno i primi atti fatti da Adamo. Secondo, quello che praticamente preghiamo con il Padre Nostro. Quindi abbiamo due diritti. Quando...
si disponesse ad acquistare i diritti per possederlo e Dio si sentisse come il dovere di darlo. Quindi c'è il dovere di darlo pregando il Padre nostro, quindi preghiamo sempre il Padre nostro anche quando siamo in difficoltà, qualsiasi cosa. Con insegnare il Paternoster, io stesso mettevo nelle loro mani il diritto di riceverlo e mi impegnavo a dare un regno sì santo. E ogni qualvolta la creatura recita il Paternoster, acquista una specie di diritto di entrare in questo regno. Sono violento. Come punti. Primo, perché è preghiera insegnata da me, che contiene il valore della mia preghiera. Secondo, perché è tanto l'amore della nostra divinità verso le creature che facciamo attenzione di tutto, notiamo tutto, anche i più piccoli atti, i santi desideri, le piccole preci, per ricambiarli con grazie grandi. Possiamo dire che sono pretesti, occasioni che andiamo trovando per dirle: tu hai fatto questo e noi ti diamo questo. Pretesti, addirittura sono dei pretesti per tu darci. Hai fatto il piccolo e noi ti diamo il grande. Siamo come i genitori, no? Che vorremmo dare ai nostri figli tutto quello che... Non la posso fare. D'altra parte ci ha creato... fatto questo esame. Ci ha creato... Sì, però per noi ci ha creato tutto il suo immagine. Questo è questo perché anche noi sentiamo questo... È vero, è inutile segnare tutto. Quel poveretto che ha detto, Gesù, io ho finito di pregare il Padre nostro e sei arrivato. Di che teniamo? Cioè noi gli diamo una briciola e lui ci dà una lagnotta, cioè mamma mia, che teniamo? Per paragoni sciocco però. No, no, scusa, hello. Questo brano è stupendo, sì. tre passi che sono stupendi. Bellissimo, sì. Poi ce li spiega Marina. Ma ci fa le pizze. Stavi dicendo? Marina? Marina, ci sei? Marina, ci sei? Ci sei adesso? Ci sei? Allo? Sì, sì. Allora, stavi dicendo? Vitti. No, mi piaceva sottolineare quello che ha detto Vilma, cioè il doppio diritto, cioè proprio grazie agli atti fatti nella divina volontà del primo periodo di vita di Adamo, questi sono rimasti, proprio grazie a questi atti la Santissima Trinità ha decretato la redenzione, perché l'uomo ha fatto questi atti, appartengono a noi e appartengono a lui, e quindi si sentivano legati, erano atti e ricordi indimenticabili. E quindi dice, con tutte le creature, grazie a questi atti, ereditarono sì il germe del peccato originale, ma ereditarono anche i primi atti fatti nel nostro volere, fatti da Adamo, e quindi costituirono il primo... Allora, restituirono, che cosa hanno? Costituirono proprio il primo diritto del regno del nostro volere per le creature. Qui è la Santissima Trinità che parla. Quindi loro già si sentivano legati proprio in virtù di questi atti fatti da Adamo nel primo periodo della creazione, anche se Adamo era uscito. Questi atti che continuavano a pullulare nel seno della divinità, dentro la divina volontà, loro dicevano: noi lo dobbiamo portare indietro. Questi atti sono un diritto dell'umanità, perché così come l'umanità ha ereditato il peccato originale, ha ereditato anche i primi atti di Adamo. Quindi da una parte c'è la divina volontà che dice: noi li dobbiamo redimere perché questi atti costituiscono un loro diritto. Dall'altra parte, dopo che si è incarnato Gesù,
e ha fornito noi la redenzione, ha insegnato il Padre Nostro, noi con recitare il Padre Nostro riceviamo noi il diritto di chiederlo e di riceverlo. Quindi da una parte ci sta questo richiamo all'interno della Santissima Trinità, costituito dai primi atti di Adamo. Da nostra parte ci sta questo richiamo, questa calamita costituita dalla recita continua del Padre Nostro, da sopra a sotto ci dobbiamo incontrare, e quindi il doppio diritto di cui parlava Vilma. Bello, mi piaceva questo. Nel volume 26, giugno 14 1929, volume 26, 14 giugno del 29, Gesù continua con i ricordi indimenticabili nell'Eden. Quante cose indimenticabili ci sono in questo Eden. Qui il nostro Fiat creò l'uomo e sfoggiò tanto in amore che a torrente si riversò sopra di lui. Tanto che sentiamo ancora il dolce mormorio con cui ci riversiamo sopra di lui. Qui cominciò la vita del nostro Fiat nella creatura, e il dolce e caro ricordo degli atti del primo uomo fatti in essa. Volontà divina. Questi atti esistono tuttora nel nostro volere, e sono come pegni per lui, che lui rinasca per riavere il regno del nostro Fiat. In quest'Eden c'è il doloroso ricordo della caduta dell'uomo, l'uscita che fece dal nostro regno. Sentiamo ancora i passi quando uscì dal nostro Fiat divino. E siccome questo Eden era stato dato a lui finché vivesse in esso, perciò, nel Fiat divino, perciò fummo costretti a metterlo fuori ed ebbimo il dolore di vedere l'opera a noi più cara senza regno suo. Ramingo e dolorante. Che vuol dire ramingo? Vagabondo. Senza meta. Vagante. L'unico nostro sollievo furono i pegni, perché fuori dal Fiat divino, dal regno del Fiat. L'unico nostro sollievo furono i pegni degli atti suoi rimasti nel nostro volere. Sono pegni. Questi chiamavano i diritti dell'umanità a rientrare da dove uscì. Dal dono suo. Ecco perciò ti aspetto nell'Eden per ricevere il tuo tenue interesse, per rinnovare, ricevere Dio vuole ricevere il tenue interesse da parte di Luisa, per rinnovare ciò che fecimo nella creazione e ricevere il ricambio d'un tanto amore non compreso dalle creature, e per trovare un amoroso pretesto di dare il regno della nostra divina volontà. Guardate che è una cosa incredibile, l'amore di Dio è immenso, infinito proprio. Perciò voglio che sia anche a te caro questo Eden, affinché ci preghi che ritorni il principio della creazione, la vita del nostro Fiat in mezzo all'umana famiglia. Mamma mia, il pretesto vuole il Signore. Pensa quando ha sofferto, quando Adamo non ha fatto più la sua volontà, e quanto adesso desidera che noi miseri che ritorniamo a lui, così non vede l'ora di darci. Facciamo soltanto una perdita di tempo. È il quinto quadernetto, che è l'ultimo in forma, dopo la quarta settimana ci sono le rovine della Madonna. Questo è proprio tanto dell'energia, questa storia qui Gesù l'ha raccontata nella parabola del figlio e prodigo. L'ha detta proprio terra. Perso, non aspettava lo stesso.
Però è importante quest'altro, tutte le generazioni, importante su quest'altro chiarimento, no? Tutte le generazioni vengono dagli atti fatti da Adamo. Il nostro padre Adamo, veramente il padre Adamo, e tenere vissuti, ma prendere gli atti suoi. Mi ricordo sempre quando... E quei primi atti che Eva non c'entra niente, tutti questi primi atti sono tutti lì in Adamo. Volume 26, 25 maggio del 29. 25 maggio 29, volume 26. Tutte le generazioni pendono dai primi atti fatti da Adamo nella pienezza della mia divina volontà. Perché essendo fatti in essa, erano atti pieni di vita e potevano dare principio a vita e vita a tutti gli altri atti di tutte le creature. I nostri atti sono un prolungamento, una generazione, no, generati dagli atti di Adamo, di quegli atti là. E ad onta che le creature non vivono di mia volontà, ma della loro, tuttavia è sempre essa che dà loro vita, la divina volontà. E mentre dà loro vita, la tengono purtroppo come soffocate, agonizzante negli atti loro. Perciò tutti gli atti di Adamo, no? Di Adamo, fatti del mio volere, stanno come atto primo di tutti gli atti delle creature. Chi può distruggere un atto fatto nella mia divina volontà? Chi mai può toglierle la sovranità, la potenza, la bellezza, la vita? Nessuno. Non c'è cosa che non penda dal primo atto. Tutte le cose create pendono dal primo atto fatto da colui che le ha create. E se tanto amo, sospiro e voglio che la mia volontà sia conosciuta e vi regni in mezzo alle creature, è proprio questa la ragione, che siano restituiti i suoi diritti giusti e santi, e che, come ebbe principio la creazione tutta, così ritorni tutta nella nostra divina volontà. Diritti giusti e santi, che ritorni la creazione a divenire la volontà di la creatura buona. Questa è la risposta alla domanda di chi non fa, chi non vive più di divina volontà, comunque se poco poco ha fatto anche qualche piccolo atto rimane, ecco, rimane. Ecco, la vede, sì, certo, la vede, ancora nel volume 26, 4 giugno del 29, 4 giugno 29, volume 26, Gesù afferma nuovamente che chi esce dalla divina volontà, lui ne esce, ma i suoi atti restano in essa. Ribadisce: ciò che si fa nella mia divina volontà resta sperduto in essa. E come è inseparabile la luce e il calore, e se si estingue la luce resta estinto il calore, e se si dà vita alla luce, di sua natura la luce fa sorgere insieme la vita del calore, così gli atti della creatura fatti in essa nella divina volontà sono inseparabili dal mio volere, molto più che la mia volontà non è soggetta a estinguersi, perché è luce eterna e immensa, l'unico eterno e immenso, sì. E perciò se Adamo lui uscì da dentro la mia volontà quando peccò, ma gli atti suoi restarono in essa, lui potette distaccarsi dai suoi stessi atti, ma gli atti suoi fatti nel mio volere né potettero uscire né distaccarsi, perché mai avevano formato, perché già avevano formato la loro vita di luce e di calore in essa della volontà divina. Ciò che entra nella mia volontà, questi atti perdono la loro vita in essa, formano la stessa vita, perdono i diritti di uscire. E il mio volere dice: questi atti sono stati fatti in casa mia, nella mia luce. I diritti sono i miei e non c'è forza che, né umana né divina, che può far uscire e separare un atto fatto dalla creatura della mia volontà. Dio lo dice anche alla fine, se una persona ha fatto almeno un atto solo nella mia volontà. Ecco perciò che gli atti di Adamo, fatti in essa, prima di peccare, stanno come atto primo da cui dipende la creazione
e gli atti delle umane generazioni. Nostro padre Adamo, dato gli atti suoi, Riccardo diceva che quando parlava di Adamo lui lo sentiva padre fino nelle più intime fibre, quando ci parlava di Adamo. Poi ci riconosciamo proprio. Certo. E ancora gli atti fatti. Gli atti fatti nella... Stai parlando? No. No, ma è bello questa cosa, no? Il fatto di sentire Adamo molto vicino. Anche Luisa, nelle lettere, diceva: vuoi sapere come si fa a imparare a vivere nella divina volontà? Chiedi al tuo padre Adamo. Quindi invocarlo, sentirlo vicino, sentirlo come nostro padre, come nostro fratello. Lui è il primo, come fu il primo a dolersi per secoli e secoli di un dolore indicibile. Quando si staccò dalla divina volontà, così è il primo a gioire di ogni atto nostro nella divina volontà e dell'eredità che lui ci ha dato. E lo vediamo anche quando lui stesso parla nel volume 20, magari ce lo possiamo andare a rileggere, il 26 ottobre 1926, volume 20, e Adamo, nostro padre Adamo, che in nessun altro scritto, neanche in Caterina Emmerich, parla, lo si vede solo descritto, qui invece lui prende la parola, e quindi sentiamolo proprio come vivo, vero e palpitante, prima ancora di tutti gli altri santi della redenzione, profeti e patriarchi, in ciascuno dei nostri atti. 26 ottobre 26, Marina, vero? Bravissimo. E quando va a ringraziare Luisa perché bravissimo. È la rigenerazione che ci perché può dare anche Luisa. Dove lui ha lasciato. No. Esatto, bellissimo. Infatti da queste parole di Maria non c'è più un grande amore di questo Adamo che ci sta dando, che ci vuole dare un volume 20, sì. Prima 20. Volume 20, sì. Volume 20? 26 ottobre 26. Facile da ricordare. 26 ottobre 26, volume 20. Ancora, dunque, il volume 29, 16 aprile del 31. Gli atti fatti nella divina volontà sono peli di valore infinito, vincoli eterni, catene non soggette a spezzarsi. Gli atti fatti nella mia divina volontà sono imperituri e inseparabili da Dio e lasciano il continuo ricordo che l'anima ha avuto il bene di operare insieme con una volontà divina. E che Dio ha tenuto insieme con lui la creatura per farla operare con sé, la creatura per farla operare con la sua stessa divina volontà. Questa è la memoria. La memoria, sì. Questo ricordo felice, operativo e santo, ci fa tenere sempre ad occhio, vicendevolmente, Dio e l'anima, in modo che restiamo inseparabili l'uno e l'altro all'altro, tanto che se la creatura avesse la sventura di uscire dalla nostra volontà, andrà vagando, girerà lontana, ma sentirà l'occhio del suo Dio sopra di sé che la chiama dolcemente, e il suo occhio attira della creatura è attirato, rivolto verso colui che la guarda continuamente. Tanto che sebbene va vagando, sente l'irresistibile bisogno, le forti catene che la tirano fra le braccia del suo creatore. Ciò successe ad Adamo, perché il principio della sua vita fu fatto nella mia volontà divina. Ad onta che peccò, fu cacciato dall'Eden, andò vagando tutta la sua vita. Ma si perdette egli forse? Ah, no! Perché sentiva sopra di sé la potenza della nostra volontà in cui egli aveva operato. Sentiva il nostro occhio che lo guardava e che tirava l'occhio suo a guardarci, e aveva il caro ricordo che le primizie degli atti suoi avevano avuto vita nella nostra volontà. Dolore per l'altro. Tu non puoi comprendere tutto il bene e che significa operare nella nostra volontà. Con l'operare in essa l'anima acquista tanti peli di valore infinito,
per quanti atti fa del nostro fiat. E questi impegni restano in Dio stesso, perché la creatura non tiene capacità né posto dove tenerli, tanto è il valore che contengono. E puoi mai tu credere che mentre teniamo questi beni di valore infinito della creatura, dobbiamo permettere che vada perduta colei cui appartengono questi beni sì preziosi? No. Perciò non temere. Gli atti fatti nel nostro volere sono vincoli eterni, catene non soggette a spezzarsi. E supponi che tu uscissi dal nostro volere divino, ciò che non sarà, tu puoi uscire, ma i tuoi atti restano e possono uscire, né possono uscire, perché sono stati fatti in casa nostra. E la creatura tiene i suoi diritti fino a tanto che sta in casa nostra, cioè nella nostra volontà. La nostra casa è la volontà divina. Come esce, perde i suoi diritti. Però questi atti avranno tale potenza da richiamare colei che ne era posseditrice. Grazie signore. Figlio il prodigo che rientra a casa, l'anello che il padre gli mette al dito. La veste è proprio la divina. Perché ci fu Don Eugenio che stava lì, ha fatto leggere una parte di Luisa. A un certo punto sembrava addormentato, mentre stavamo sul pugno. Mentre era addormentato, si sveglia e fa: ecco quello che è, che il padre ci riprende e ci mette l'anello al dito. Sette sole sono comparsi in cielo. Guardate che è stata una cosa meravigliosa, guarda. Sette sole sono comparsi in cielo. E non per scherzo. E non per scherzo, non per davvero. L'ho visto. 26 ottobre del 1926. Sì, del 26 ottobre, ma quale anno? Perché di volume 20 ce ne sono diversi anni. 26 ottobre del 26. Ah, 26 ottobre del 26. Ok, lo sta solo. Allora, Gesù, Maria, Luisa, l'angelo custode. Tutti. Ciao, cara. Volume 20 è 12 ottobre. Adamo fu il figlio primogenito della divina volontà. E per conseguenza teneva il primato su tutto. Il suo creatore lo visitava spesso. Adamo, fino a tanto che si mantenne il figlio primogenito della mia volontà, per conseguenza teneva il primato su tutto, io lo visitavo spesso. La mia volontà regnante in lui gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me come figlio, che forma la consolazione di suo padre. Sicché io parlavo con lui come a figlio e lui con me come a suo padre. Come si sottrasse dalla mia volontà, perdette il primato, la primogenitura e insieme perdette tutti i miei beni. Né sentivasi più la forza di sostenere la mia presenza, né io mi sentivo tratto da una forza e volontà divina di andare a lui. Perciò tutti i suoi vincoli con me restarono spezzati. Per diritto nulla più gli toccava, né più mi vide svelato, ma fra lampi ed eclissato nella mia luce, in quella luce della mia volontà che lui aveva respinto. Senti. Ma se ne rese conto subito di ciò che fece. E come no? Subito se ne rese. Se dovessi dare qualcosa di male. Ora il primato che perdette Adamo come figlio primogenito della mia volontà è passato a te, Luisa, e io debbo racchiudere. Ora il primato che perdette Adamo come figlio primogenito della mia volontà è passato a te, Luisa, e io debbo racchiudere in te tutti i beni che dovevo racchiudere in lui, se non si fosse sottratto dalla mia volontà.
quindi lui sono passati tutto seguito, lui, è il seguito di Adamo, ha continuato prendere, dove lo hai lasciato, prendere gli atti di Adamo e di Luisa ed entrare nell'atto unico di Dio. Perciò io ti guardo come la prima crea Luisa, ti guardo come la prima creatura uscita dalle nostre mani, perché chi vive in essa, volontà divina, è sempre la prima, prima presso il suo creatore. E Adonta, che nel tempo sia nata dopo, questo dice nulla. Tanto volontà divina è un nato uno, sempre nato. Nel nostro volere è sempre prima chi non ha fatto uscito. Nessuna uscita da dentro. Ecco il fatto di prendere gli atti di Luisa. Ecco il fatto che si dice prendere gli atti di Luisa. Sempre volume 20, 26 ottobre del 26. E risposta sempre a quello che ci chiede. Sì. A domanda con questo che cerchiamo. In tutti gli atti che fece Gesù ebbe per scopo il regno del Fiat Divino. E ci viene detto come Adamo si sentì ridare da Luisa l'onore e la gloria da lui perduto. Gesù, salta il primo pezzo. Tutti gli atti che feci nel redimere l'uomo, anche gli stessi miei miracoli che io feci nella mia vita pubblica, non erano altro che richiamare il regno del Fiat Supremo in mezzo alle creature. E nell'atto di farli chiedere al mio Padre Celeste, chiedevo al mio Padre Celeste che lo facesse conoscere e lo ripristinasse in mezzo alle umane generazioni. Non ci fu un atto che io feci, stando in terra, che non mettevo la mia volontà come atto primo da ristabilire in mezzo alle creature, perché era la cosa che più mi stava a cuore. E se ciò non fosse, non facessi, che in tutto ciò che operai e patì non avessi come atto primo il regno del Fiat Supremo da ripristinare in mezzo alle creature, la mia venuta sulla terra avrebbe portato un bene a metà, non completo alle generazioni, e la gloria del mio celeste Padre non sarebbe stata da me completamente reintegrata, perché siccome la mia volontà è principio d'ogni bene e scopo unico della creazione e redenzione, quindi è fine di completazione di tutte le nostre opere. Sicché senza di essa le nostre opere più belle restano incorniciate senza compimento, perché essa solo è la corona delle opere nostre ed il suggello che l'opera nostra è compiuta. Ecco perciò che per onore e gloria della stessa opera della redenzione dovevo avere come atto primo lo scopo del regno della mia volontà. Luisa continua a scrivere: stavo incominciando il mio giro nella divina volontà e portandomi nell'Eden terrestre, dove Adamo aveva fatto il primo atto di sottrazione della sua volontà alla divina. Dicevo al mio dolce Gesù: amore mio, voglio annientare il mio volere nel tuo. Glielo diciamo insieme? Sì. Amore mio, voglio annientare il mio volere nel tuo. Affinché mai abbia vita per fare che in tutto e per sempre abbia vita la tua volontà, per riparare il primo atto che fece Adamo, per ridare tutta quella gloria al tuo supremo volere, come se Adamo non si fosse sottratto da esso. Oh, come vorrei ridargli l'onore da lui perduto, perché fece la sua volontà e respinse la tua. E quest'atto intendo di farlo quante volte tutte le creature hanno fatto la loro volontà causa di tutti i mali ed hanno respinto la tua, principio e fonte di tutti i beni. Perciò ti prego che venga presto il regno del Fiat Supremo, affinché tutti, da Adamo fino a tutte le creature che hanno fatto la loro volontà, ricevano l'onore, la gloria perduta, e nel tuo volere riceva il trionfo, la gloria e il suo compimento. Ora, mentre ciò dicevo, il mio sommo bene Gesù si è commosso e intenerito, e facendomi presente il mio primo padre Adamo, mi ha fatto dire da lui, con enfasi d'amore tutta speciale,
figlia, Adamo che parla, figlia benedetta, finalmente il mio Signore il Dio, dopo tanti secoli, ha fatto uscire alla luce del giorno colei che doveva pensare a ridarmi l'onore, la gloria che io perdetti col fare sventuratamente la mia volontà. Come mi sento raddoppiata la mia felicità. Finora nessuno ci ha pensato a ridarmi quell'onore che perdetti. Perciò ringrazio vivamente Dio che mi ha fatto uscire alla luce, e ringrazio te come figlia a me più cara, che hai preso l'impegno di ridare a Dio la gloria come se mai la sua volontà fosse stata da me offesa, e a me il grande onore che il regno del Fiat Supremo fosse ristabilito in mezzo alle umane generazioni. È giusto che ti ceda il posto che a me toccava come prima creatura uscita dalle mani del nostro creatore. Fa piangere sto verso, fa piangere, che brava Marina che batte le mani, anche noi le battiamo insieme a te, non ci pensa più anche nessuno. Noi le battiamo insieme a te, è più santo, no? Più santo. Ma dopo non ci pensa più sì, nessuno. Sì, ma poi dicono che non ci si chiede che si chiede, non è che fanno come deve essere. Ma dopo ciò, il mio amabile Gesù stringendo me se mi ha detto, figlia mia, non solo Adamo, ma tutto il cielo aspettano i tuoi atti nel mio volere, affinché ricevano l'onore che gli ha tolto il loro umano volere. Ecco di fare anche gli atti di tutti, ma devi smantellare tutti i santi. Tu devi sapere che ho messo più grazie in te, Luisa, che non misi in Adamo. Ho messo più grazie in te che non misi in Adamo per fare che il mio volere ti possedesse e con trionfo ti dominasse, e il tuo si sentisse, il tuo voler sentisse onorato che mai avesse vita e cedesse il posto alla mia volontà. In lui non misi la mia umanità come aiuto, già perché non c'era ancora che sei nella tua umanità di Gesù, non misi la mia umanità come aiuto e fortezza sua e corteggio della mia volontà, perché non l'avevo allora, in te l'ho messa per somministrarti tutti gli aiuti che ci vogliono per fare che la tua volontà stia al suo posto e la mia possa regnare e insieme con te seguire i suoi giri nel mio eterno volere per stabilire il suo regno. Quindi ecco anche l'importanza dell'umanità di Gesù sempre. Io nel sentire ciò, come sorpresa, ho detto, mio Gesù, che dici? Mi sembra che vuoi tentarmi e farmi una burla. Possibile che hai messo più grazie in me che in Adamo? E Gesù, certo, certo figlia mia, dovevo fare in modo che la tua volontà fosse sostenuta da un'altra umanità divina per fare che non traballasse e stesse ferma nella mia volontà. Perciò non ti burlo, ma te lo dico finché mi corrispondi e sia attento. Grazie Luisa, grazie Adamo. Grazie Luisa, grazie Adamo. Che bello, sì, un ringraziamento per i suoi atti. Infatti è arrivato lassù e l'abbiamo lasciato. Potrei comprendere qualcosa a Luisa, Marina? No, mi veniva interessante questo, soltanto questa cosa, vedi che dice, e più grazie a Luisa, in lui, in Adamo, non misi la mia umanità come aiuto e fortezza, la umanità di Gesù come aiuto e fortezza è la umanità di Gesù della redenzione, cioè voglio dire, in Adamo, ovviamente noi sappiamo che, perché non l'avevo ancora, noi sappiamo che nell'Eterno già tutti gli atti di Gesù, certo, glorificante, redimente, già esistono. Quello che, quando Gesù dice non l'ha messo, vuol dire che Adamo non aveva quella conoscenza, perché non ne aveva necessità. Ovviamente se lui avesse detto ad Adamo, avesse fatto conoscere ad Adamo il Gesù crocifisso, Adamo si sarebbe spaventato e avrebbe detto cos'è? Lui, Adamo non conosceva il male, doveva conoscere la redenzione. Quindi anche se c'era nel seno di Dio e Dio sapeva quello che sarebbe successo, però ovviamente Adamo non ce l'aveva questa umanità di Gesù in sé, aveva soltanto gli atti primi fatti da Dio su cui doveva modellare i suoi atti. E quindi l'aiuto e fortezza dell'umanità di Gesù, cioè l'umanità redimente, l'umanità che ci rafforza contro il peccato, proprio perché il peccato ancora non esisteva, non l'ha messa
stessa in lui, non perché, cioè, perché non l'aveva, ma perché ovviamente nel tempo non si era ancora attualizzata, quindi in lui, nell'Eterno, esisteva, ma non aveva mai messo in lui la conoscenza di questa umanità, perché non solo non gli serviva, ma sarebbe stata dannosa. Adamo avrebbe potuto spaventarsi, non conosceva il male, e gli fa vedere delle cose di quel genere, oppure avrebbe detto: ah, se tanto mi redimi, tanto vale, mi metto a fare il bello e il cattivo tempo. Quindi è importante capire questa frase: in lui non misi la mia umanità come aiuto e fortezza, misi la mia umanità come fonte divina, come atto primo di tutti i suoi atti, ma non la misi come aiuto e fortezza, ovvero la umanità sostegno alla debolezza umana, perché ancora non esisteva il peccato. Però mentre nell'Eterno, nella divina volontà, esisteva già, lui non mise in Adamo la conoscenza di questa umanità, e quindi se non hai la conoscenza non puoi avere neanche il possesso degli atti. Invece Luisa l'ha messo. Volevo solo chiarificare questo, non so se sì, ci sono riuscita. Grazie Marina, sì. Perfetto. Benissimo. Allora, chiudiamo con il libro delle preghiere, pagina 131, che è la continuazione di questo 131, libro delle preghiere, su in alto entriamo, rientriamo in questa unità dell'atto unico delle volontà divine. Libro delle preghiere 131, su in alto. Come ora che 131 su in alto. Benissimo. Insieme. Io entro ora, o mio Padre Creatore, nell'unità della tua volontà, affinché la mia volontà sia una con la tua, uno con l'amore. In questa unità che tutto abbraccia, la mia voce risuoni nel cielo, investa tutta la creazione, penetri nei cubi abissi e dica i grilli: venga il regno del tuo volere divino, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Io faccio mia la santità, la gloria, l'adorazione, il ringraziamento, i pensieri, gli sguardi, le parole, le opere, i passi di Adamo innocente, per offrirti la ripetizione degli atti suoi. E tu, vedendo in me la tua divina volontà operante, concedimi, te ne prego, che venga il tuo regno. O volontà divina, come amerei che tutti ti conoscessero, per far godere a tutti gioie sicure, contenti sì e infami che solo in te si trovano. Mi fondo nel tuo volere e ti amo, il mio Dio, in ogni tuo atto creante. Ti adoro, Padre mio, ti ringrazio, ti benedico e ti lodo per ogni alito di vento, per ogni raggio di luce del sole, per ogni goccia d'acqua che scende dal cielo. Ti amo, ti adoro e ti ringrazio in ogni palpito di cuore umano, in ogni passo, in ogni respiro e in ogni sguardo di creatura. Ti amo in ogni atomo del mio corpo, in ogni mio pensiero, in ogni goccia di sangue che scorre nelle mie vene. Mio amato Gesù, nel tuo volere tutto è mio, e io voglio darti il gusto di dirti che ti amo come ti ami col Padre e con lo Spirito Santo. E quindi, mio Gesù, per amarti con l'immensità ed infinità del loro amore, nella tua volontà faccio mio l'amore del Celeste Padre e dello Spirito Santo, e ti dico: mio dolce Gesù, ti amo nella potenza e l'amore immenso del Padre, con l'amore interminabile dello Spirito Santo. Ti amo con tutto l'amore che è nella volontà divina. Ti amo con l'amore della mia e tua mamma Regina. Ti amo con l'amore con cui ti amano tutti gli angeli e i santi. Ti amo con quell'amore con cui ti amano e dovrebbero amarti tutte le creature presenti, passate e future.
ti ama per tutte le cose create e con quell'amore con cui tu le creassi. La benedizione, la benedizione di Maria 238, la benedizione di Maria Santissima 238. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sovrana Regina, vivendo nella divina volontà, ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e gli inconsoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, sulle anime purganti e smozzi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia pieno di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronunci in noi il suo fiat. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Mio Gesù, entro nel tuo volere e faccio mio l'amore e le preghiere della Mamma Santissima di Luisa, di Adamo e di tutti i santi per poter chiamare e pregare il mio dolce Gesù con lo stesso amore e le stesse preghiere della Mamma Sovrana di Luisa e di Adamo e con l'amore e preghiere di tutto il cielo. Maria, Madre Regina del Divino Volere, prega per noi, Luisa, piccola figlia della Divina Volontà, prega per noi, Santa Adamo, suo padre, primo padre, suo padre, prega per noi, prega per noi. Anna Casciale come fiat, fiat sempre. Fanciulla, ci sei? Ciao Maria, ciao Maria. Ciao belle. Grazie della bimba. Ciao, continuiamo, ciao. Ciao carissima. Ti voglio bene. Anche noi siamo contenti che sei con noi. Ci mancavi. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Saluta la mamma. Ciao sempre nel fiat. Comunque se Adamo non si fosse pentito non succedeva tutto questo, vero? Dopo questo peccato che ha fatto. Non sarebbe successo niente. Diciamo dall'intelletto, la memoria, la volontà e poi i cinque sensi, l'udito come voi, no? Sì. E magari per ognuno c'ho... chiedo l'aiuto a qualcuno, non lo so, l'intelletto chiedo l'aiuto all'Eterno Padre e poi quando infondendomi nell'intelletto di Gesù colgo l'occasione per... siccome l'intelletto lo associo al Padre e alla creazione, la memoria l'associo al Figlio e alla redenzione, quindi prendo tre piccioni con una fa, fondendomi nella volontà ringrazio lo Spirito Santo a nome di tutti, nella volontà di ciascuno per l'opera della santificazione. Poi ovviamente ognuno ha i suoi amici, i suoi alleati, io per fondere il mio dito mi fondo il mio dito e mi faccio aiutare da San Giuseppe, perché cioè, poi passo alla vista e mi faccio aiutare da il Beato Casotti qui di Lucera, per ragioni così personali, insomma, ma ovviamente nella vista di tutte le creature, eccetera. Poi nella, il gusto e, la, e il sapore, il gusto e, la, e l'olfatto, faccio aiutare da Nostra Madre Santissima e da Sant'Anna, per togliere da me ogni gusto umano e per la purezza, la castità e questo a nome di tutte le creature. Poi il silenzio. Io sono un mio amico speciale San Giuda, da quando stavo negli Stati Uniti, mi ha aiutato tantissimo all'inizio.
Allora lui è uno, anche ha scritto, diciamo, una lettera, però non è uno che ha parlato molto, quindi ha parlato e ha taciuto, quindi fondo il mio silenzio in quello di Gesù e ingaggio tutti quanti gli angeli santi ad aiutarmi a fondere il mio silenzio e la mia parola in quella di Gesù e chiedo la partecipazione e l'aiuto del mio amico San Giuda. E questa è una cosa personale, ma può cambiare, capito? Non è che ognuno fa. Poi che c'è? Dopo c'è i movimenti e i passi, che però sì, in realtà quello che c'è fuori è soltanto lo sbocco di quello che c'è dall'interno, quindi fondendo molto, fondendo l'intelletto, la memoria, la volontà e i sensi, allora poi sui passi e i movimenti magari ecco, appunto, mi fondono i passi, i movimenti di Gesù per abbracciare quelli di tutte le creature, per sempre con questi tre atti fondamentali. Il primo è dare gloria a Dio, al Padre. Il secondo è quello di riparare, chiedere perdono e di riparare. Il terzo è quello di impetrare la santificazione dei movimenti, delle opere, dei passi di tutti. Sempre c'è questa triplice forma. Nella fusione c'è sempre questo triplice aspetto, no? In particolare, siccome parliamo di opere visibili esterne, allora magari mi rifaccio ad una dei... il giro, no? Le 24 ore di Luisa, ne prendo una e dico: mi fondo in questi moto, queste opere, questi miracoli, quest'atto di Gesù, quindi mi prendo il suo moto e i suoi passi in questa opera, quindi prendo una delle 24 ore. Poi dopo che c'è? Poi c'è il palpito, il palpito, il respiro e la circolazione del sangue, e quello pure continuo, e diciamo quello lo faccio insomma così a parole, come mi viene nel pensiero, e lo unisco alle ore della passione. Non so se è stato utile, io vi dico quello che faccio. Grazie, benissimo. È un modo diverso, vedi, non c'è ognuno di noi c'ha un modo suo particolare. Cioè, volevo sapere, prendere gli atti, per esempio, di San Giuda, di San... No, no, non prendo gli atti di San Giuda, io ingaggio, chiedo il loro aiuto. Non prendo gli atti, cioè voglio dire, c'è la comunione dei beni e dei santi, tutti partecipano agli atti di tutti. Io quindi, prendendo un mio amico del cielo, io chiamo tutti i santi, tutti gli angeli, tutto il creato, tutta la creazione, diciamo, e con tutti io mi voglio fondere in Gesù e voglio compiere questo atto. Però non sto prendendo quest'atto, rifacendo quest'atto, mi sto fondendo nell'umanità di Gesù. Poi sono liberissima di dire: vieni, amico, per una questione mia personale, intima, di cui non andrò mai a parlare, certo, diciamo così, certo, quella, certo, certo. Per questo la fusione è una cosa, ovviamente noi capiamo cos'è, facciamo, però ognuno, diciamo, può fare come vuole. Sai quante volte l'ho cambiata? Miliardi di volte. Poi invece c'è chi preferisce seguire uno schema, una cosa, va benissimo, l'importante è noi che sappiamo quello che facciamo. Sì, beh, quello dipende anche dalla nostra, innanzitutto dalle conoscenze che abbiamo, anche dalla fantasia, anche di certamente girare, perché certamente, sì, sì, dipende, diciamo, dalla nostra indole, personale, da come siamo fatti umanamente, così come abbiamo diverse personalità, diverse indole, diversi modi. Così Gesù ama che ci fondiamo, appunto, ognuno magari, come mi fondo io, non si fonde un altro, come, certo, ti fondi tu, bravo, non mi posso fondere io. Però, siccome tu lo fai nella divina volontà, io partecipo a questa fusione, quindi tu... E anche noi partecipiamo alla tua, allora. È perfetto, perfetto. Quindi questo è il bello. È vero. Questo è il bello, però non esiste una modalità... una modalità... Una volta che abbiamo capito come lo facciamo, secondo te... la Madonna recitava la preghiera della fusione come l'ha scritta, no, non lo so, Carlo, eccetera, cioè, no, a lei bastava uno sguardo alla creazione per fondersi. Allora, ognuno ha il proprio modo ed è bellissimo che sia così, è un sacrosanto diritto e dovere. Ovviamente quando stiamo nei cenacoli è bello,
fare tutto insieme, unirci in una sola voce, in un solo modo, proprio per l'ordine, per la bellezza, perché l'armonia delle voci, l'armonia degli atti è un segno dell'unione delle nostre volontà nella volontà di Dio. Ma quando, diciamo, nell'intimo, diciamo, della nostra preghiera, allora ognuno, diciamo, può farlo come vuole. Ma... poi c'è chi magari ha più bisogno di una guida scritta, chi magari, io quando vedo le cose scritte mi distrago, proprio è matematico, proprio è diverso, cioè, proprio così, cioè, soffro di distrazione quando vedo la pagina scritta. Però mi aiuta quando faccio il cenacolo con voi. Però la fusione, io devo, diciamo, chiudere gli occhi, devo fare in un altro modo, capito? Non penso neanche ad aprire un libro. Magari mi ricordo una cosa che ho letto il giorno prima, cioè, per esempio a me piace ripetere le parole degli scritti quando si fa l'atto preventivo, no? L'atto preventivo, quando Gesù dice l'atto preventivo è quando l'anima all'inizio del giorno decide e conferma, mi piace ripetere questa parola, decide e conferma di voler vivere e operare solo nel voler divino, anticipa tutti i suoi atti e li fa scorrere nella divina volontà, come dentro in un solo atto, e questo supplisce all'atto attuale con questo atto preventivo, il mio sole sorge, e quindi ripetere proprio come il passo. Poi invece uno l'atto preventivo lo può fare recitando la consacrazione alla divina volontà, ci può mettere l'intenzione, può dire, può usare altre parole. Questo è il bello della divina volontà, per questo non è una devozione, non è un movimento, ma è libertà assoluta, è proprio la libertà dei figli di Dio. E infatti io ne ho visti tanti, diciamo, di cenacoli. Ogni cenacolo ha le sue caratteristiche, per questo ci sono persone che hanno più affinità con uno e vanno con uno, più affinità con un altro, non vuol dire che fanno cose diciamo sbagliate, ci sono e per cui diciamo l'importante è che appunto si fa nella divina volontà. Poi uno dice io mi trovo bene così e faccio così, è un sacrosanto diritto e dovere, perché la volontà di Gesù, di Dio, per quell'anima è di farlo in quel determinato modo. Bene, grazie. Non vi volevo far perdere tempo, però mi avete chiesto, no, io... No, non è perdere tempo, è per avere un'idea diversa. Appunto, quando noi leggiamo i brani, vediamo che non è che Gesù ci parla alla stessa maniera. Anche di una stessa cosa, lo stesso argomento ce lo fa vedere sotto tante sfaccettature. Per cui... è bello, sapere... sì, per questo non mi piace... Per questo mi piace, diciamo, variare, cosicché, però uno spunto di idea che mi può dare tu o mi può dare un'altra persona, il cenacolo, assolutamente, però questo, non prendere, diciamo, se il mio spunto per te non significa niente, lascialo andare così come ti è arrivato, cioè l'importante è che tu continui a fare quello che Gesù vuole fare in te, poi quello che fanno gli altri, stiamo sempre nell'unica volontà. È perché Dio è mille miliardi di volte diverso, in modi diversi. Io ti garantisco che ogni anima della divina volontà lo fa come dice Gesù, gli amine della divina, che vivono la divina volontà, ne faccio di tutti i colori, una la faccio così, una la faccio colà, però il bello è che stando nell'unica volontà, quello che fai tu faccio io, e quindi siamo partecipi di tutto quanto, e quindi io mi sento questo desiderio in me di ingaggiare tutto quanto il cielo quando mi fondo, perché loro mi aiutano. Allora io ho un mio amico speciale e dico allora venite angeli e santi, venite ad adorare il Signore nel nulla dell'anima mia, e loro quando sta la divina volontà si muovono tutti come si muovono tutte le gocce del mare nelle onde, e quindi ovviamente se io non glielo dico si muovono lo stesso, per cui ma uno glielo dice, uno non glielo dice. Beh, sì. Chi è amico di quello, chi è amico di quell'altro, ci troviamo tutti insieme, no? C'è un modo per acquistare confidenza. Certamente. Comunque, io nella mia chiesa si chiama San Giuda d'Addeo, però non conosco molto bene questo santo. Adesso tu mi hai detto una cosa del silenzio, per esempio, vedi, che può essere importante. Adesso
per poter conoscere meglio questo San Giuda Taddeo. Sì, ma di, diciamo, di anime che vivono, diciamo, adesso in cielo, di, in, co, in cui siamo in comunione dei santi, ce ne sono tantissimi, voglio dire. Io magari, ecco, questo amico mi ha aiutato in modo particolare, così, uno, io non mi piace la parola devozione, in cui siamo nella comunione, per cui nella Divina Volontà, così, io, nella Divina Volontà i santi, lungi dal sentirli più lontani, perché io non ho mai fatto novene, cose così, me li sento più vicini, perché sento, li sento e li voglio vedere, sentire palpitare negli atti. Non è gente che di straforo ti impetra una grazia e tu stai dall'altra parte del vetro e non ti possono dare niente, ma c'è una comunione, se io mi metto nella stessa volontà che costituisce la loro beatitudine. E quindi mi viene di conoscerli di più, mi viene di amare di più tutta la famiglia celeste e terrestre. E certo, nel momento che siamo nella volontà di Dio siamo a comunione con tutti. Assolutamente, la vera comunione di santi e di beni. E di tutte le cose create, la cosa anche bella, così grande questa. Certamente, questa, assolutamente. Poi per esempio, così mi taccio, concludo, c'è quel protesto di Luisa, quanto è bello quando lei dice protesto nel volume 1 che lei lo usava, dice finalmente Gesù mi ha dato l'arma per sconfiggere ogni attacco del cattivo. Quello è come se fosse l'antenato dell'atto preventivo. Perché mentre lei diceva protesto dinanzi a cielo e terra, gli angeli santi, la Trinità Santissima, che non voglio offendere Dio a costo di qualsiasi cosa, uno può dire protesto nella Divina Volontà di fronte alla Santissima Trinità, agli angeli, ai santi, alle creature tutte, ad ogni cosa creata, eppure l'anima in purgatorio, agli stessi demoni, che piuttosto la morte che uscire per un solo nanosecondo da dentro alla volontà di Dio. E quindi è un protesto, è un atto di fusione nella Divina Volontà. È così per quanti... A volte però sai, mi sento quando faccio queste anche consacrazioni, queste dire quelle cose che a volte dico Gesù, poi io non mi ritrovo spesso, sento che esco dalla Divina Volontà, e quindi quello che stai dicendo tu sarebbe bellissimo, però io sento che spesso esco dalla Divina Volontà, questo dire protesto, che bisogna essere molto, anche molto sicuri. No, non è un segno di sicurezza, è un segno di volontà, di fede. Poi vabbè, ognuno fa quello che gli pare. Io voglio protestare perché mi sento, perché gli atti e la Divina Volontà mi viene incontro e mi aiuta. Così che quando se la mia volontà umana mi vuole far fare le scappatine o me le fa fare, ecco, la Divina Volontà mi viene a ricordare dello stesso protesto. Ecco, questo volevo sapere bene. Mi veniva di pensare mentre dicevo, viene di volontà circolare nel mio sangue. Già la circolazione del sangue in noi di Gesù, no? Porta la luce della volontà di Dio, la purezza. Sì, c'è un bellissimo passo riguardo alla circolazione del sangue, al palpito e al respiro. C'è un passo, non mi ricordo, di qualche volume, forse 28, eccetera, dove Gesù fa corrispondere il palpito, sarebbe, diciamo, mi fondo nel palpito divino e chiamo il palpito divino in me, e il palpito sarebbe il palpito dell'amore intenso, continuo. Quindi il palpito è l'amore intenso, il respiro, quando noi facciamo, è una cosa che si riceve e si dà, si riceve e si dà, quindi parla del respiro della adorazione profonda. E la circolazione del sangue lo associa alla circolazione della gloria perenne. Quindi
Il fatto che noi, anche con questi atti, con queste funzioni non volontarie, chiamiamo la divina volontà ad animare queste funzioni nostre involontarie, è perché vogliamo che la divina volontà scorra in noi e ci sia in noi come palpito, sia in noi come l'aria che respiriamo e sia in noi come sangue che circola. Addirittura nel volume 3 dice: la mia divina volontà è un sangue che purifica, è un sangue che abbellisce, che sana tutto. E mi piace associare, fondendomi nel palpito divino, nel palpito di Gesù e chiamando la divina volontà a palpitare in me, ricevo questa pulsazione continua dell'amore intenso. Fondendomi nel respiro di Gesù e chiamando la divina volontà a respirare in me, proprio perché noi sappiamo come è fatto il respiro, è come fosse un ricevere costantemente Dio e dare Dio a Dio, e quindi adorare Dio come le tre divine persone adorano l'un l'altra, e quindi il respiro della adorazione profonda. E poi la circolazione del sangue Gesù la associa alla circolazione della gloria perenne. La gloria è una parola che si riferisce al compimento della volontà, quindi che tutto sia compimento di volontà. E così come la divina volontà circola in me come sangue, io voglio circolare nel creato, in mezzo a tutte le creature, quindi la circolazione della gloria perenne in me e in tutta la creazione. Allora, e quindi ecco, possiamo espandere all'infinito quello che appunto dicevi giustamente tu, e tutto sta negli scritti, è bellissimo, grazie alla tua riflessione, quello che mi hai fatto diciamo ricordare, dove proprio la fusione del palpito, del moto del respiro chiama in noi l'amore intenso, e immaginiamo che la terra dentro è come un cuore che pulsa. Se noi ci mettiamo col palpito eterno al centro della terra, facciamo come un cuore che fa palpitare ogni cosa, dai vulcani al mare, alla terra, alle creature, quindi ci facciamo palpito di ogni creatura, ci facciamo cuore pulsante di ogni cosa creata, ci facciamo amore intenso e palpitiamo nel palpito del nostro creatore, come dice Gesù, non c'è gioia più grande per un cuore umano che palpitare nel palpito eterno del suo creatore. E quindi questo è l'amore, il respiro associato all'adorazione profonda, la circolazione del sangue associata alla circolazione, proprio che non lascia niente di non fatto e continua sempre, come quando diciamo il gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, in eterno, come era nel principio, in eterno, ora e sempre, quindi nel tempo e nei secoli dei secoli, il gloria al Padre, come fosse una circolazione della gloria perenne nell'eternità, ad intra, nel tempo con l'incarnazione del Verbo e nei secoli dei secoli per l'eternità. Quindi, la domanda mia era appunto questa. Scusa, non ti ho risposto. L'avevi capito benissimo comunque. Era associare anche appunto questa respirazione, questa circolazione del sangue, questo palpito e nelle creature, quindi va ad influire negli sguardi, nell'udito, nella parola, nelle intenzioni, nella memoria, intelletto e volontà di ogni creatura, perché sta circolando un respiro divino, sta palpitando la divina volontà in tutte le creature, in tutte le perché noi, anche se non lo diciamo specificatamente, però diciamo questo: Gesù, io mi fondo nel tuo palpito e tu vieni a palpitare in me, la fusione. E siccome tu sei vita del palpito di ogni creatura, nel senso che siccome Gesù è il palpito di ogni palpito, che poi lo riceve indietro come offesa, lo riceve indietro come indifferenza, però se Gesù, come vero uomo e vero Dio, non palpita, il palpito della creatura si ridurrebbe al nulla. E la divina volontà nel Verbo incarnato che mantiene in vita tutte le creature, perché in Lui e per Lui siamo stati creati. Allora, con la logica, anche se non lo diciamo, arriviamo alle creature. Quindi, prima si parte fondendoci in Gesù. Siccome in Gesù troviamo la vita del palpito di ogni creatura, se noi stiamo in quel centro, in Gesù, con dei fili di luce, andiamo a finire nei palpiti di tutte, non c'è nessuna che ci può sfuggire. E quindi
mettiamo il ti amo del palpito divino nel palpito di ogni creatura. E questo palpito Gesù se lo vede ritornare come un palpito di amore, di ritorno d'amore. Magari non perché quella creatura lo voleva fare, ma in virtù dell'anima che vive nella divina volontà, che si è fusa nel suo palpito, ha trovato la via maestra per poter entrare nei palpiti di tutti, e nei palpiti di tutti ci dice un ti amo, dice: ma vedi questo ti amo, tutte le creature mi amano, tutti mi vogliono bene, grazie alla divina volontà operante in questa creatura che è entrata nel palpito di tutti. E quindi, come dici tu, fondendoci nel palpito di Gesù, per necessità, per proprio legge divina, per proprio la legge della fisica divina, noi entriamo nel palpito di chiunque e possiamo fare un atto d'amore per tutti, in nome di tutti, nei palpiti di tutti. E quindi ottenere, grazie a questa riparazione, grazie a questo atto d'amore, grazie inaudite. Bravo, beh, magari c'era un palpito che si voleva buttare giù di sotto, che non ce la faceva più, e riceve una grazia, riceve un moto. Bravo. C'è un palpito che si strazia di amore umano e riceve uno sguardo per dire: ma vedi, c'è l'amore di Dio che mi ama. C'è un palpito che ama amore vizioso e riceve uno scossone, un ammonimento. E quindi le grazie sono incalcolabili in virtù di quell'atto di fusione. Bene. E di quel... Eh sì, perché poi anche la circolazione del sangue va anche nella nostra mente, nel cervello, quindi cambia i pensieri, cambia gli sguardi. Come dice Gesù tante volte negli scritti, se il sangue è sano, la creatura è sana. Brava. E quindi c'è nella creatura che vive nella divina volontà scorre un sangue profumato, un sangue sano, un sangue ricco, che nutre tutti. L'anima che vive nella divina volontà è la pelle del corpo mistico di Cristo. E la pelle è l'organo più grande del corpo umano, e nella pelle circola tutto il maggior numero di litri di sangue del corpo umano. Non è dente, è proprio nella pelle che circola, perché dà la circolazione del tuo sangue, la dovuta statura e la bellezza a tutte le membra del corpo mistico, volume 13. Sì. E quindi, la circolazione del sangue è proprio riferita alla unità, alla sanazione e alla circolazione della gloria in tutto il corpo mistico di Cristo. E l'anima che vive nella divina volontà se ne fa pelle, cioè porta questo sangue vitale a tutti gli organi del corpo mistico, quindi a tutte le membra del corpo mistico. Tanti più atti, tanta più vita nella divina volontà, tanta più gloria a Dio e tanto meno giustizia divina verso le creature. Certamente. Quanto è bello come nella divina volontà il naturale e lo spirituale si fondono insieme, cioè il palpito e la gloria, il respiro e l'adorazione, volevo dire il palpito e l'amore, il respiro e l'adorazione, la circolazione e la gloria, tutto, così come pure l'udito, l'olfatto, come facciamo quando, certo, diciamo, questa alla luce degli scritti. La fusione noi la facciamo così, però ogni atto si arricchisce di tutti gli effetti che noi facciamo, del valore degli effetti, che noi non abbiamo il tempo, il cervello di pensarci, anche se Carla con una santa pazienza ci invita a fermarci qui almeno quei 2 o 3 secondi, quando dice: vieni a pensare nel mio pensiero. Un attimo, devo ancora pensare al pensiero, lo sai quante menti c'è da raggiungere, lo sai quanta gloria c'è da dare a Dio, lo sai quanti pensieri cattivi c'è da riparare, lo sai santificazioni di pensieri umani c'è da impetrare. Almeno 2 o 3 secondi fermiamoci prima di passare all'altro coso, no? Per dire... la potenza della fusione, ma anche se Gesù lo sa, anche se non ci possiamo fermare 4 ore su ogni senso, su ogni cosa, però basta quel momento per cui ci focalizziamo e ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, anche se non lo possiamo prendere diciamo con la nostra mente, però sappiamo, magari sentiamo: mamma mia, io sto entrando nel palpito divino e mi voglio fondere nel palpito.
Respira il nostro respiro. Ok. Tu continua, io passo avanti. Cioè, voglio dire, niente si ferma. L'importante è che come andiamo da un punto all'altro, da un senso all'altro, da un movimento all'altro, sappiamo che inneschiamo un processo che non è che si ferma quando noi passiamo al punto successivo, è un processo eterno. Ma difatti. E quindi il fare una pausa. No, dicevo, quindi diciamo anche se è un processo eterno che non si disinnesca mai, perché è un atto eterno, anzi noi facendo la fusione ogni giorno non facciamo altro che attualizzare la nostra fusione eterna nella divina volontà, ma non, quando stavo proprio leggendo ieri, noi la potremmo fare anche 40.000 volte al giorno, non sarebbero mai troppe, perché attualizzare è sempre bene. Però quando siamo in un ambiente di cenacolo, anche se abbiamo nel tempo e nello spazio dei limiti come creature e dei limiti diciamo di tempo, delle convenzioni diciamo umane, sociali eccetera, anche quel fare pausa come facciamo nel cenacolo di quei 2 secondi ci dà l'idea dell'intensità dell'atto che si sta compiendo, del valore, degli effetti di quello che si sta compiendo, quindi e almeno per dargli un innesco, no? Per farlo innescare questa miccia, e quindi mentre noi poi passiamo al successivo, continuamente staremo ancora fondendo l'intelletto, la memoria, la volontà, eccetera. Però quel segno di attenzione, di riverenza, di focalizzazione, di attenzione, eccetera, è una cosa appunto che serve. Diciamo anche tra di noi nel cenacolo. Poi quando uno sta per conto suo può anche fermarsi 2 ore sulla memoria oppure 1 secondo perché il semaforo è andato dal rosso al verde e si deve sbrigare. Non so se mi sono spiegata, benissimo. Non so se ha senso. Benissimo, sei sempre molto chiara. Chiara, questa è una cosa molto importante. Sì, ma sono gli scritti di Luisa, è incredibile, guarda, noi non ce ne veramente sono tutti, noi sono una costruzione così magnifica. Sono chiari, quindi credo che sia anche una grande grazia che ci fa Dio. È tutta grazia, sì, è tutta grazia. Perché appunto vedi anche persone molto molto semplici che riescono a capire meglio di un sacerdote. Soprattutto persone semplici. E mica Gesù diceva una stupidaggine quando diceva ti ringrazio Padre. Questo a quello si voleva riferire. Dolce Gesù, gioisco con te per le meraviglie operate dal tuo Fiat divino nell'umile tua mamma sovrana e potente regina del cielo. Sono questo perché appunto siamo alla sutra. Mio Gesù, nella tua divina volontà prendo e faccio diciamo sempre questo mio, Gesù, nella tua divina volontà prendo e faccio miei i tuoi sentimenti per scoprire in ogni tua parola l'infinito tuo amore verso la madre divina, mettendo le mie orecchie nelle tue e con la tua stessa attenzione fatta mia ascolto i tuoi divini insegnamenti per trarne profitto per l'anima mia. Facciamo un brano per ciascuno? No, leggi tu, dai. Volume 36, 15 agosto del 38. Se non male la gola questa di Roide. Volume 36, 15 agosto del 38. Fiat. La festa dell'Assunta è la festa più bella, più sublime, la festa operante della divina volontà della regina del cielo. 15 agosto del 38, volume 36. Mentre la mia mente nuotava nel mare del volere divino, mi sono fermata nell'atto, logicamente anche noi ci mettiamo con la mente a nuotare in questo mare infinito del volere divino, mi sono fermata nell'atto in cui la mia mamma regina fu assunta in cielo. Quante meraviglie, quante sorprese d'amore che si resta rapiti. E mio dolce Gesù, come se sentisse il bisogno di parlare della sua madre celeste, tutto in festa mi ha detto, figlia mia benedetta, oggi, la festa dell'Assunta, è la festa più bella, più sublime, più grande, in cui restiamo più glorificati, amati e onorati. Cielo e terra sono investiti di una gioia insolita, non mai provata. Gli angeli, i santi, si sentono investiti da mari di nuove gioie e nuove felicità e inneggiano con nuovi cantici la sovrana regina, che col suo impero impera su tutto e dà gioia a tutti.
Oggi è la festa della feste. È l'unica e nuova che non si è ripetuta mai più. Oggi, il giorno dell'Assunta, veniva festeggiata la prima volta la divina volontà operante nella Sovrana Signora. Le meraviglie sono incantevoli in ogni suo piccolo atto, più piccolo atto. Anche nel suo respiro, nel suo moto, si vedono tante nostre vite divine che scorrono come tanti re negli atti suoi, che più che fulgi di soli la inondano, la circondano, la abbelliscono e la rendono così bella che forma l'incanto delle regioni celesti. Ti pare poco che ogni suo respiro, moto, opera e pena erano riempiti di tante nostre vite divine? È proprio questo il gran prodigio dell'operato della mia volontà nella creatura, formare tante nostre vite divine per quante volte ha avuto l'entrata nel moto degli atti della creatura. E siccome il mio Fiat possiede la virtù pilocatrice e ripetitrice e ripete sempre, senza mai cessare, quello che fa, quindi la Gran Signora sente ancora in sé moltiplicare queste vite divine, le quali non fanno altro che stendere maggiormente i suoi mari d'amore, di bellezza, di potenza, di sapienza infinita. Tu devi sapere che sono tali e tante le nostre vite divine che possiede, la molteplicità dei suoi atti che possiede, della divina volontà che possiede, che come entrò in cielo, popolò tutte le regioni celesti, che non potendole contenere riempirono la creazione tutta. Sicché non vi è punto dove non scorrono i suoi mari d'amore, di potenza e tante nostre vite di cui ne è la posseditrice e la regina. Possiamo dire, ci domina e la dominiamo, e riversandosi nella nostra immensità, potenza ed amore, popolò tutti i nostri attributi degli atti suoi e delle tante nostre vite divine che aveva conquistato. Sicché da dovunque e dappertutto ci sentiamo amare, glorificare, dentro e fuori di noi, da dentro le cose create, nei più remoti nascondigli, da questa celeste creatura. E da chi? Dalle tante nostre stesse vite divine che il nostro Fiat ha formato in essa. E dalle tante nostre vite divine che il nostro Fiat divino ha formato in essa. O potenza del nostro volere, tu solo puoi fare tanti prodigi fino a creare tante nostre vite in chi ti fa dominare, per farci amare e glorificare come meritiamo e vogliamo. Ecco perciò può dare il suo Dio a tutti perché lo possiede. Anzi, senza perdere nessuna delle nostre vite divine, come vede la creatura disposta che vuol ricevere la nostra vita, così tiene la virtù di riprodurre da dentro la nostra vita che possiede un'altra nostra vita divina per darla a chi ci vuole. Che nessuno può dare ciò che non possiede. Questa Vergine Regina è un prodigio continuato. Ciò che fece in terra lo continua in cielo, perché la nostra volontà, quando opera, tanto nella creatura quanto in noi, quell'atto non finisce mai. E mentre resta in essa, nella creatura, si può dare a tutti. Finisce forse il sole di dare la sua luce perché ne ha data tanta alle umane generazioni? Affatto. Mentre ne ha data tanta, è sempre ricco della sua luce, senza perdere neppure una stilla di luce. Perciò la gloria di questa sovrana regina è insuperabile, perché tiene in possesso la nostra volontà operante, che tiene virtù di formare nella creatura atti eterni ed infiniti. Ci ama sempre, né cessa mai d'amarci con le nostre vite che possiede. Ci ama col nostro amore, ci ama dappertutto e dovunque. Il suo amore riempie cieli e terra e corre a scaricarsi nel nostro seno divino. E noi l'amiamo tanto che non sappiamo stare senza amarla. E mentre ama noi, ama tutti e ci fa amare da tutti. Chi può resistere a non farci dare ciò che vuole? E poi è il nostro stesso volere che chiede ciò che lei vuole,
che coi suoi vincoli eterni ci lega dappertutto e non possiamo negarle nulla. Perciò la festa dell'Assunta è la più bella, perché è la festa della mia volontà operante in questa gran signora, che la fece così ricca e bella che i cieli non possono contenerla. Gli stessi angeli si sentono muti, ne sanno parlare di ciò che fa la mia volontà nella creatura. Dopo ciò, continuò Luisa, la mia mente è stata stupita nel pensare ai grandi prodigi che il Fiat Divino operò e continua ad operare nella celeste regina. E il mio amato Gesù ha soggiunto: figlia mia, la sua bellezza è inarrivabile, incanta, affascina, conquista. Il suo amore è tanto che si porge a tutti, ama tutti e lascia dietro di sé mari d'amore. Si può chiamare regina d'amore, vincitrice d'amore, che amò tanto che a via d'amore vinse il suo Dio. Tu devi sapere che l'uomo, col fare la sua volontà, spezzò i vincoli col suo creatore e con tutte le cose create. Questa celeste regina, con la potenza del nostro Fiat che possedeva, vincolò il suo creatore con le creature, vincolò tutti gli esseri insieme, li unì, li riordinò di nuovo e col suo amore dava la novella vita alle umane generazioni. Fu tanto il suo amore che coprì e nascose nel suo amore le debolezze, i mali, i peccati e le stesse creature nei suoi mari d'amore. Oh, se questa Vergine Santa non possedesse tanto amore, ci riuscirebbe difficile guardare la terra. Ma il suo amore non solo ce la fa guardare, ma vogliamo dare la nostra volontà regnante in mezzo a loro, perché lei così vuole. Vuole dare ai suoi figli ciò che possiede e a via d'amore vincerà noi e i suoi figli, i figli suoi. Parole di Dio. Un pensiero da me. Quando dice gli stessi angeli si sentono muti, mi stanno a parlare di ciò che fa la mia volontà nella creatura. Successo, in frustrata. Ci siamo. No, abbiamo una schiena davanti che ti copre. Infostrato e PC sul cuore di Cherubè. Si consiglia di rimuovere sempre eventuali. Ma well, adesso stiamo a continuare. Ok. Vabbè. Adesso scriviamo. Stai dicendo? Quando dice la fece, cioè questa signora la fece così ricca e bella che i cieli non possono contenerla. E gli stessi angeli sentono muti e ne sanno parlare di ciò che fa la mia volontà nella creatura. E quindi mi viene da pensare che noi, fusi nella divina volontà e quindi fusi con tutti gli angeli, con tutto ciò che vive nella volontà di Dio, praticamente stiamo portando queste conoscenze anche a tutti i santi. Quelle conoscenze che loro non hanno avuto nella vita, diciamo, quando stavano sulla terra, gliele stiamo portando ora noi. Sì, allora gli angeli santi, le conoscenze adesso sono state manifestate, però gli angeli santi godono di doppia gioia quando vedono attualizzate queste conoscenze in noi, sì. Quando noi le conosciamo e le riceviamo come atti, quindi si fermano riverenti, perché questa volontà di Dio che si manifesta alla creatura, che la creatura riceve e attualizza con i propri atti, attualizza significa che mette in pratica e quindi crea. Esatto. Attualizzare vuol dire nella Chiesa militante, quindi nella creatura, diciamo, incarnata, la divina volontà si incarna nell'atto della creatura, quindi l'attualizza, quindi si trasforma in atto, la conoscenza si trasforma in atto. E questa è una beatitudine in più che i santi ricevono. Non solo, ma dice Gesù poi nel volume 13, ogni conoscenza è un seme che noi riceviamo. Non ci rendiamo neanche conto di tutta la potenza e la vastità di questa conoscenza. Quando poi passiamo al cielo, queste conoscenze fioriscono e come se si espandono
in tutta quanta la loro grandezza e potenza. E quindi per beatificarci, ma per beatificare non soltanto noi, ma anche il cielo, ma anche gli altri angeli e santi. Allora, quando la Madre Santissima, con tutto il suo bagaglio di conoscenze, è stata assunta in cielo, il cielo non la poteva contenere, perché non poteva contenere quella mole di divina volontà attualizzata in atti che ascendeva al cielo. Quindi non soltanto ecco, non poteva contenere le conoscenze, ma gli atti stessi, perché ogni atto è una creazione nuova spirituale che espande la creatura nella divina volontà. Oltre a questo, gli angeli, come dice Luisa, non è che gli angeli santi conoscono tutto della divina volontà, conoscono per quanto hanno avuto la capacità di conoscerla. Per cui quando si compie un nuovo atto nella divina volontà in terra, e quando un'anima che ha vissuto nella divina volontà in terra sale in cielo, aumenta la loro beatitudine, la loro capacità di ricevere più gioia e più beatitudine. Anche se loro come atto primario non hanno avuto questa conoscenza in terra, però ne ricevono il godimento e la gloria accidentale in paradiso, diciamo in cielo. Quindi pensa quanto Maria, attraverso gli atti suoi, la vita nella divina volontà, ha acquisito tutti praticamente le qualità divine. Prima che Maria Santissima fosse assunta in cielo, la conoscenza di Dio in cielo era anche molto limitata, cioè voglio dire, lei aveva la scienza infusa e con tutti gli atti ha ricevuto tanta capacità e tanta conoscenza, che quando li ha poi sborsati in cielo, il cielo si è dovuto allargare per poterla contenere. Già si è dovuto allargare. Gli angeli e i santi, come dice lei, superava gli angeli in conoscenza di Dio e in sapienza di Dio. Questo l'abbiamo detto pure l'altra volta, quando dice Gesù nel volume 34, dice gli angeli non possono arrivare alla sua conoscenza, alla sua sapienza, perché lei si è continuamente alimentata della conoscenza che si è attualizzata nei suoi atti, quindi ha aumentato la sua capacità di ricevere ancora più conoscenza, mentre per gli angeli è fissa quello che Dio in eterno li ha stabilito per loro, con la loro funzione, il loro grado, la loro gerarchia, quella è fissa. Ecco, allora la gelosia di pensare adesso di Lucifero nei confronti dell'uomo. E c'è, per questo. Quindi possiamo stare certi, e quella è la cosa bella, quando si parla dell'annunciazione, cioè quando dice Gesù, la Chiesa conosce le prime lettere dell'alfabeto della Madonna. È vero. Adesso. Quando Gabriele ha annunciato l'incarnazione del Verbo a Maria, Maria sapeva e conosceva il valore, gli effetti, l'implicazione, l'amore, la sofferenza, la gloria e tutto quello che questo annunzio doveva portare. Aveva la capacità di conoscerlo, riceverlo, per questo è rimasta senza fiato. E il Vangelo timidamente dice esitò, perché conosceva molto più dell'angelo. Certo, certo. A me una volta rimasi molto colpita da un sacerdote, un parroco della mia parrocchia, nei parroci, che parlando di Maria, proprio nel periodo di Natale, disse: ma era una ragazzetta come tante altre, la stessa cosa, una piccola verginella, così. Io che già avevo appena le conoscenze, ma leggevo la Regina del Cielo nei primi tempi e vedevo la grandezza, la bellezza di Maria, mi ha preso un tuffo al cuore sentire un sacerdote di esprimersi in questo modo. Non hanno l'istinto distinto di andare al microfono e dire. Non hanno la conoscenza. Vatti a leggere la Regina del Cielo. Io penso che in questi giorni, per noi, figurati, c'è una festa qui, infatti adesso stiamo per partire e mamma andiamo in un posto più tranquillo, perché qui l'assunta è a festa patronale, c'è botti, luci, ubriaca, insomma cose di questo genere, devozioni, processione, tutto quanto. Bellissimo, voglio dire, io rispetto tutto. Però stamattina alla messa
tante lodi di Maria Santissima, nel mio niente, senza dire niente, dico: Signore, grazie, che, cioè, voglio dire, mi sono sentita, dice Marina, ma ti rendi conto di quello che è, di quello che sai o ha la possibilità di conoscere? Che allora, se andiamo all'omelia della messa di Maria, dell'Assunzione di Maria Santissima, ci rendiamo conto di quanto ancora poco la Chiesa conosce di Maria Santissima. Allora questo ci faccia sentire proprio umiliati, responsabili e desiderosi, oranti, che queste conoscenze facciano innanzitutto piede completamente in me, ma in tutta quanta la Chiesa. Perché se l'Assunzione di Maria Santissima, dice Gesù, è la festa della Divina Volontà, è la festa in cui il cielo riconosce che cosa la Divina Volontà può fare e ha fatto nella creatura. I beati in cielo guardavano Adamo e diceva: vedi, così era, dove è stato creato l'uomo. Poi è salita Maria, oh, guarda dove doveva arrivare la Divina Volontà, e passavano dall'uno all'altro e andavano da abbaglio ad abbaglio ancora maggiore. La Divina Volontà è l'Assunzione, è la festa della Divina Volontà operante come vita nella creatura, e quindi i prodigi che la Divina Volontà può fare nella creatura. Le glorie di Maria, i sermoni di quel santo, quell'altro, il padre della Chiesa, sono tutte cose bellissime. Questa gente si è consumata nella grazia, nel sacrificio, nella meditazione per conoscere chissà quante cose, e noi ci viene calato dal cielo questa conoscenza che ci sembra quasi scontata, perché ci sembra quasi scontata, e ci rendiamo conto quanto la Chiesa non sappia un atto. Niente, sa poco, niente, veramente. Comunque, e allora sentiamo questo privilegio. Ringraziamo veramente il Signore di questo, e veramente prostrati per terra, ringraziare per il grande dono che ci vuole dare, e anche il fatto di volerlo e amarlo soprattutto. Mai come... Non è Mario? Che ore sono? Non è 20. C'ho Stefania, eh. Sta a casa, per un mese sta a casa adesso. E difatti adesso, con queste conoscenze, quando sento dire buon Ferragosto, il bello bambino, Santa Assunta, dico, buona assunta, e basta, Santa buona assunta. Vabbè, però se non lo sanno, parlano poi. Ma questo è che dire, buona festa dell'assunta, beh, così. Sì. Chiedo scusa, ho limitato le letture, ho parlato troppo. No, tanto io devo andare via perché... Pure io, perché dovevo partire con mamma, mi dispiace se ho limitato... Allora fai gli auguri a mamma, di una santa buona assunta, a te, a mamma tua, alla tua famiglia. Una festa da divina volontà. E anch'io sì, vado via adesso. Eh sì, c'ho Stefania, non posso far sta aspettare tanto in macchina, capito? No, beh, oggi va bene. Questi giorni ci sei? Mercoledì dormo. Tu il giorno dell'assunta non ci sei, vero? Marina? No. Per il collegamento venerdì. Domenica neppure? No. No, perché lì non ho internet. Domenica neppure? No, forse mercoledì prossimo. Forse, d'accordo, va bene. Al limite lo continuiamo mercoledì. Sì. Certo. Tanto c'è proprio la settimana ancora dell'assunta. Quindi. Tanto la volontà è tutto atto. Non so, se tu avessi ancora qualche minuto andiamo avanti noi, diversamente ci vediamo mercoledì. Va bene, andiamo avanti per un altro passo, fino a l'una meno 5 massimo. Vabbè, dimmi tu quando vuoi. Ok, poi se Rossana deve andare, va. Rossana si deve andare, adesso, perché al marito con la bambina. Che... Sì, ciao Stefania a casa, che l'istituto è chiuso, allora non la posso far aspettare tanto in macchina. Carla, io questo non lo prendo perché ci sono pagine certo, più. Certo. A me piace dire buona festa dell'Assunzione, perché l'Assunzione è l'atto della Divina Volontà. L'assunta sembra lodare la Madonna, quando in realtà lodiamo i prodigi della Divina Volontà della Madonna. La festa del 15 di agosto è la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima. Quindi, buona Santa Assunzione. Quindi a me piace dire cioè la Chiesa dice, ci dice Assunzione, poiché vogliamo dire assunta, però è come dire, spostiamo l'attenzione dall'atto della Divina Volontà all'oggetto.
è l'oggetto che però è lei che ha risposto alla donna. L'assunto è Maria che ha risposto nella Divina Volontà. Sì, però la festa, la solennità è la solennità dell'assunzione, non del Maria in cielo, sì, certo. Senti, una cosa, tu parlavi del volume 28, quando ci hai spiegato del respiro, la circolazione del sangue. Ho detto che forse il 28, ma non lo so. Ok. Se c'è, te lo devi andare a cercare. Se lo trovo, lo vado a cercare e la prossima volta che ci sentiamo te lo faccio sapere, perché è un passo bellissimo. Ecco, grazie, perché io non ho il computer, Marina, quindi non lo posso cercare. Benissimo. Ti ringrazio e auguri di nuovo. Ciao. Buona festa dell'Assunzione. Di Maria Santissima. Di Maria Santissima. Sì. Per adorare l'atto della Divina Volontà. Bene, noi ci sentiamo anche a te, a voi, a tutte le persone che verranno. Non so se ci vedremo, non so se viene qualcuno in questi giorni. Io sto qua. Buon proseguimento. Okay. Ciao, grazie. Mia figlia sempre con ciao. Ma Carla, mi raccomando, questo CD me lo vuoi fare? Sì, sì, così com'è, perché non so se è per sì, così com'è, tanto non è che c'è stata anche il vecchio di me. Grazie. Okay, ci vediamo in settimana. Va bene, mi piace. Volume 18, leggo io? Sì. Volume 18, 15 agosto del 25, scusa, chiudo perché c'è corrente. Agosto del 25, volume 18. Tutte le cose create camminano verso l'uomo. La festa dell'assunto si dovrebbe chiamare la festa della Divina Volontà. Continuavo a fondermi nel santo volere divino per ricambiare il mio Gesù col mio piccolo amore di tutto ciò che ha fatto per l'uman genere nella creazione. E il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, per dare più valore al mio piccolo amore, faceva insieme con me ciò che io facevo. Ed in questo mentre mi ha detto: figlia mia, tutte le cose create furono fatte per l'uomo e tutte corrono verso l'uomo. Non hanno piedi, ma tutte camminano. Tutte hanno un moto, o per trovarlo o per farsi trovare l'uomo. La luce del sole si parte dall'altezza dei cieli per trovare la creatura, illuminarla e riscaldarla. L'acqua cammina per giungere fin nelle viscere umane per dissetarla e rinfrescarla. La pianta, il seme, cammina, squarcia la terra, forma il suo frutto per darsi all'uomo. Non c'è cosa creata che non abbia un passo, un moto verso chi l'Eterno Fattore l'aveva diretta nella loro creazione. La mia volontà mantiene l'ordine, l'armonia e le tiene tutte in via verso le creature, sicché è la mia volontà che cammina sempre nelle cose create verso la creatura, non si ferma mai, è tutta moto verso chi tanto ama. Eppure, chi dice un grazie alla mia volontà che le porta la luce del sole, l'acqua da bere per dissetarlo, il pane per sfamarlo, il frutto, il fiore per ricrearlo e tante altre cose che le porta per renderlo felice? Non è giusto che facendo tutto la mia volontà per lui, l'uomo facesse tutto per compiere la mia volontà? Oh, se tu sapessi la festa che fa la mia volontà nelle cose create quando cammina e serve a chi compie la mia volontà. La mia volontà operante e compita nella creatura e quello operante nelle cose create, mentre si incontrano insieme, si baciano, si armonizzano, si amano e formano l'inno, l'adorazione al loro creatore, e il portento più grande di tutta la creazione. Le cose create si sentono onorate quando servono alla creatura che è animata da quella stessa volontà che forma la loro stessa vita. Invece la mia volontà si atteggia a dolore nelle stesse cose create quando deve servire a chi non compie la mia volontà. Ecco, perciò ne avviene che molte volte le cose create si mettono contro l'uomo, lo colpiscono,
lo castigano perché loro si rendono superiori all'uomo, conservando integra in loro quella volontà divina di cui furono animate fin dal principio della loro creazione. E l'uomo sceso nel basso, non conservando in lui la volontà del suo creatore. Dopo di ciò mi sono messa a pensare alla festa della mia celeste mamma assunta in cielo e il mio dolce Gesù con un accento tenero e commovente soggiunto: figlia mia, il vero nome di questa festa dovrebbe chiamarsi la festa della divina volontà. Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli del suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Ora, questa creatura, regina di tutti, col fare sempre e in tutto la volontà dell'Eterno, anzi si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina, aprì il cielo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare le feste nel cielo con la creatura. Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava in cielo, erano soli che formava come ornamento di questa festa, erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme, sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna operante e compita nella mia mamma celeste, che operò tali prodigi in lei che stupì cieli e terra, incatenò l'Eterno coi vincoli indissolubili di amore, rapì il Verbo fin nel suo seno. Gli stessi angeli rapiti ripetevano tra loro: donde tanta gloria, tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccelsa creatura? Eppure dall'esilio che viene. E attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita e operante in lei, e tremebondi dicevano: santa, 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore, e gloria e tre volte santa colei che ha fatto operare questa suprema volontà. Sicché è la mia volontà che più che tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione in cielo della mia Madre Santissima. Fu la sola mia volontà che la fece ascendere tanto in alto che la distinse fra tutti. Tutto il resto sarebbe stato come nulla se non avesse posseduto il prodigio del mio volere. Fu la mia volontà che le diede la fecondità divina e la fece madre del Verbo. Fu la mia volontà che le fece vedere ed abbracciare tutte le creature insieme, facendosi madre di tutti e amando tutti con un amore di maternità divina e facendola regina di tutti, la faceva imperare e dominare. Onde in quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione, e incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia diletta madre. E sebbene il cielo fu aperto da me e molti santi stavano già in possesso della patria celeste quando la regina celeste fu assunta in cielo, però come causa primaria era proprio lei che aveva compito in tutto la suprema volontà e perciò si aspettò colei che tanto l'aveva onorata e conteneva il vero prodigio della Santissima Volontà per fare la prima festa al supremo volere. Oh, come tutto il cielo magnificava, benediva, lodava l'Eterna Volontà quando vedeva questa sublime regina entrare nell'Empirio in mezzo alla corte celeste, tutta circonfusa dal sole eterno del volere supremo. La vedevano tutta tempestata dalla potenza del Fiat Supremo. Non c'era stato in lei neppure un palpito che non aveva impresso questo Fiat, e attoniti la guardavano e le dicevano: ascendi, ascendi più in alto, è giusto che colei che tanto ha onorato il Fiat Supremo e che per mezzo suo ci troviamo noi nella patria celeste abbia il trono più alto e che sia la nostra regina. E il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata la divina volontà. Che meraviglia.
Io adesso devo proprio andare, caro. Che meraviglia, se andiamo con Gesù con gli atti suoi. Grazie. Va bene, grazie. Continuiamo insieme la preghiera fino alla prossima. D'accordo. Ciao, grazie. Saluta, grazie mamma, infinito. Santa festa della Sanzione. Ciao. Ciao, ciao, Fiat. Sempre. Questo sarebbe un altro tema molto lungo, però è bellissimo quando ci sono tantissimi passi, per esempio tanti in tutti i volumi che gira, Luisa gira nella creazione, come si vede una sorta di progressione, cioè prima devi fare una cosa per poterne fare un'altra. Allora Luisa prima riconosce Dio nelle cose create, poi ecco, adora, dice, lo riconosci, il tuo primo dovere è di riconoscere il dominio divino e di adorare. Adorare vuol dire proprio prostrarsi per riconoscere il dominio divino, la presenza di Dio, della volontà di Dio nelle cose create. Dopo che fa questo, e lo fa in nome di tutti, quindi fa anche un atto di riparazione, lui si inizia a mettere il suo ti amo. Lo fa come una pappardella e dice ti amo di qua, ti amo di là, ti amo così, ti amo... Tant'è vero che questo prima di questo volume 23 lei dice ma so dire solo il ti amo, non sono brava a fare gli altri giri, non so che cosa fa la divina volontà, non è come qui che dice ah sento come che non ne posso fare a meno, a volte lei lo faceva sforzato sto giro. E allora come sta ancora all'inizio, quindi prima il riconoscere dominio divino, adorare, riparare. Poi il ti amo, e il ti amo, sul ti amo ci sta tanto e tanto e tanto, e Gesù dice vuoi sapere che cosa fa la mia divina volontà nelle cose create? Continua a mettere il tuo ti amo, e il ti amo dà il diritto di possesso, la divina volontà si rivelerà a te, continua a mettere il tuo ti amo. Dopo che continua, Luisa continua a mettere il suo ti amo, nel volume 19 e 20 si inizia a sentire il tema della compagnia e Gesù inizia a dire vieni insieme a me, alla mia divina volontà, a tenermi compagnia in tutte le cose create, e quindi si mette insieme a Gesù a creare il sole, a Dio a creare il sole, a volare nel vento, negli uccelli, nella terra. Dopo la compagnia c'è la conoscenza, quindi dire adesso io ho fatto queste cose insieme con te, quindi so che cosa stai facendo, quindi il ti riconosco, ti adoro, ti amo, ti faccio compagnia, ti conosco. Dopo del conosco, se io conosco, possiedo. E siamo qui a questo punto dove Luisa, dopo aver fatto tanti e tanti giri, dice come mai non ne posso più fare a meno? Non ne puoi più fare a meno perché è roba tua, sono cose tue, giri nei tuoi possedimenti, perché tu mi possiedi. Allora questo è il momento del possesso, quando io possiedo, c'ho questa cosa che è mia. Poi Gesù piano piano, questo nei giri della creazione, inizia il tema del racchiudere, non soltanto io devo possedere la creazione, ma la creazione deve essere ripetuta in me. Io voglio che la creazione tutta si ripeta nella creatura, quindi la creazione viene replicata all'interno della creatura, viene racchiusa all'interno della creatura. Infatti più facciamo atti nella divina volontà e più si viene a formare in noi il cielo dell'immensità della divina volontà, il sole dello splendore, della luce, dell'operare nella divina volontà, il vento della continua purezza e del mormorare della divina volontà, il mare della profondità, della pace, della continua preghiera della divina volontà. Questo vuol dire formare in noi la creazione spirituale, e quindi siamo passati dal ti riconosco il dominio divino, ti adoro, ti riparo per chi non lo fa, metto il mio ti amo mille e mille volte e poi ti faccio compagnia, facendoti compagnia io inizio a capire come operi, quindi ti conosco e quindi ti possiedo e quindi ti fagocito, ti racchiudo in me. Se io ti racchiudo in me posso fare di te, posso fare con te quello che voglio. Infatti Luisa qui lo fa, siccome cioè gode di sentirti ripetere i tuoi, per ripetuti ritornelli, venga il tuo regno. Quindi dato che io ti racchiudo in me, io posso farti fare tutto quello che voglio. Che cosa voglio? Venga il tuo regno. E quindi venga il tuo regno. Luisa comincia a usare le cose create per dar loro voce e ragione, e utilizza con la sua proprio insistenza le cose create per far assordare le orecchie di Dio, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Alla fine
l'ultima ascesi del giro della creazione è per dire: io ti ho riconosciuto, ti ho riparato, ti ho adorato, ti ho amato, ti ho conosciuto, ti ho fatto compagnia, ti possiedo, ti racchiudo in me, con le cose create chiedo il tuo regno, e quindi ho la stessa potenza creatrice che tu hai, e quindi sole tu hai creato per me, sole io creo per te. E la divina, la creatura con la potenza creatrice della divina volontà, che può, avendo ricevuto la creazione spirituale della creazione in sé, può ridarla a Dio come Dio l'ha creata per lei. Così Dio si sente ridonare una creazione creata dalla potenza della creatrice della divina volontà nella creatura. Questo, chiedo scusa, ma è una sorta di excursus brevissimo, ma della ascesi, della potenza, della varietà, ma anche della logica stringente dei giri nella divina volontà. Non so se mi sono, nella creazione, non so se mi sono spiegata. Anche della potenza. Certamente, della potenza. Però c'è una logica, anche se noi vediamo appunto tutte questi passi, giro nella creazione, se andiamo a prendere dall'inizio alla fine, dall'inizio dai primi accenni nel volume 12, quando Gesù mi ha chiamato insieme con sé e mi ha fatto vedere la potenza creatrice che metteva fuori tutta la macchina dell'universo, questo è il primo riferimento alla creazione. Fino al volume questo 23, 24, 25 si notano tutti questi aspetti che poi si accavallano a vicenda. Quindi quando facciamo i giri nella creazione, sì, uno può avere il libretto o le cose per riferimento, ma rendiamoci conto quanto e quanta varietà e quanta potenza di atti dobbiamo fare, e come uno sia legato per logica all'altro. Come dire, non posso possedere se non ho prima stonato la divina volontà con miliardi di ti amo, perché il ti amo, dice Gesù, dà il diritto di possesso. E già dai tempi lì la Madonna aveva dato il suo fiat alla... E quindi noi siamo stati suoi figli, o dal concepimento, quando è nata, siamo diventati figli? Oggi non so spiegare. Facciamo una votazione. Chi dice che siamo dall'eternità, siamo figli di Maria Santissima? Io credo che mi sta venendo un attimo di vuoto. Che dici te, Adriana? Che dici? Io credo da che è nata l'umanità, da che Dio ci ha avuto tutti in mente già. Cioè, dall'eternità? Dall'eternità, credo, sì. Però che ne so, adesso mi sta venendo un vuoto. Dopo abbiamo avuto la luce forse di questa conoscenza. No, noi lo siamo, sì. Allora, quello che succede è che quando lei viene sulla Terra, questo nostro ritorno vero e proprio di poter ricevere la sua maternità piena si avvicina sempre di più. Adesso noi siamo sempre stati figli suoi, però il peccato ci ha allontanato. Adesso, allora, quando lei è stata concepita, è venuta sulla Terra, è nata, quindi si è fatta vedere in carne e ossa. E allora diciamo: vedi, la nostra mamma regina è tra noi, è il tempo in cui possiamo ritornare, adesso lo possiamo dire, ad essere veri figli suoi, come lei è figlia del padre e come noi siamo figli del padre. Si avvicinano sempre di più, perché noi saremo veri figli della nostra mamma quando faremo la volontà di Dio come l'ha fatta lei. E quindi nella mente di Dio siamo sempre stati figli della mamma celeste, e nel suo cuore lo siamo sempre stati, ma quei fatti lo siamo veramente quando facciamo la volontà di Dio come la fa lei. E se Adamo non avesse peccato? E se Adamo non avesse peccato? Meglio, non posso dire né meglio né peggio, perché la Chiesa ci insegna felice colpa. Sì, ma no, ma... No, è felice colpa, lo spiega anche Gesù negli scritti. E allora, è la ragione di questo felice colpa. Il felice colpa spiegato come felice colpa, perché siccome venne compiuto il peccato originale, venne la redenzione, il verbo si incarnò. Quindi se noi diciamo felice colpa, perché pensiamo che senza la colpa noi non avremmo avuto Gesù incarnato,
allora sbagliamo, perché Gesù comunque si sarebbe incarnato. Se invece noi diciamo, come ci spiega Gesù negli scritti, felice colpa, non perché per essa viene, viene l'incarnazione, ma perché proprio per questa colpa Dio ha avuto, se vogliamo, l'opportunità di amarci in una maniera ancora più folle che non nella maniera celebrante della creazione. L'amore nella creazione è un amore festante, l'amore nella redenzione è un amore doloroso, straziante. L'amore nella santificazione sarà un amore glorificante. Allora, nonostante il peccato, però addirittura Dio ha avuto la possibilità di rivalsa sul maligno, per dire: ah, tu hai voluto introdurre il male, hai voluto prendere, hai voluto tendere il tranello alla mia creatura che ci è cascato come un allocco. Allora io ti dico che non lo vado a cancellare questa situazione, diciamo, la morte, le conseguenze del peccato, ma io utilizzo anche queste per dimostrare un amore ancora più grande. In questo senso la Chiesa dice, giustamente, felice colpa, però il motivo per cui lo dice può essere diverso, lo dobbiamo capire. Quindi l'amore misericordioso, Marina, l'amore è soltanto l'amore misericordioso, ma l'amore trucidato, l'amore sgozzato, l'amore sofferente, l'amore di un Dio. Allora, come si fa a dimostrare l'amore? Se andiamo a una festa, io ti dico che bello, che bello, che bello, tu ci credi che io ti voglio bene, però se tu, se io mi faccio 40 km a piedi per soccorrerti e ti vengo a prendere, tu stai affogando nel mare e io muoio per salvare la tua vita, dice: mamma mia, mi amava veramente. Allora l'amore sofferente, l'amore redentivo e quindi anche misericordioso è un amore ancora più folle, che Dio ha avuto, tra virgolette, l'opportunità di mostrarci nel tempo e nello spazio, praticamente proprio a causa del peccato. È anche uno smacco per il maligno questo. Ecco, dice: io utilizzo le stesse, diciamo, le stesse conseguenze che tu hai introdotto per l'umanità. Non tolgo la morte, ma io utilizzo la morte, infliggendola su mio figlio nella maniera più atroce, per sconfiggerti e per redimere, cioè far ritornare l'umanità allo stato primiero, come se la colpa non fosse mai stata commessa. E quindi alla domanda iniziale di Maria Santissima, saremmo noi stati figli di Maria Santissima se il peccato, a maggior ragione, a voglia, non si sarebbe lei e il figlio suo risparmiati tante pene, saremmo ancora nel paradiso celeste e terrestre. Ma proprio per l'incarnazione, dove si incarna il figlio di Dio? Si incarna nella donna, di chi siamo noi fratelli? Di Gesù, per cui di chi siamo figli? Di Maria Santissima. La sua maternità divina e l'incarnazione del Verbo sono imprescindibili, non sono condizionati a nessun evento della storia. È bellissimo quello che abbiamo letto, no? Giustamente, è proprio, mi piace questa cosa di il passaggio che si fa nel momento in cui noi entriamo sempre di più nelle cose create, scopriamo quello che sono davvero, non nel loro aspetto esteriore, ma nella loro essenza di atto di divina volontà, acquistiamo in noi quell'atto di divina volontà. Quindi che cosa vuol dire? L'amore che Dio, per esempio l'amore potente con cui ha creato le montagne, noi andando a mettere sempre il nostro ti amo nelle montagne, il ti amo ci dà quel diritto di possesso e prima che ce ne accorgiamo ancora riceveremo in noi quell'attributo di amore potente, per cui Dio sentirà da noi venire quel ti amo potente. Questo vuol dire
includere, inglobare, racchiudere in noi la creazione. Vuol dire racchiudere in noi l'atto della divina volontà che sta in ogni cosa creata. Quindi quella specifica qualità di amore, di grazia, di conoscenza, di virtù che sta messa in ogni cosa creata, noi la identifichiamo, noi diventiamo quell'amore e lo possiamo dare a Dio. Questo vuol dire, e quindi quello, l'ultimo paragrafo che abbiamo letto, mi sentirò amare dalla creatura con un amore potente, poi mi amerà con un amore soave, poi con un amore dolce. Questo vuol dire amarlo con un amore chiamato montagna, amarlo con un amore chiamato sole, amarlo con un amore chiamato luna, amarlo con un amore chiamato non ti scordare di me, piccolo fiorellino, eccetera. Quindi questo vuol dire racchiudere in noi la creazione. Però giustamente il primo passo, come qualcuno diceva, è quello di riconoscere il dominio divino, riconoscere e riparare, riparare e mettere continuo ti amo. Il continuo ti amo porta alla compagnia porta al possesso, il possesso porta a racchiudere, il racchiudere porta al poterne fare. Se io una cosa è parte di me, io ne posso fare quello che voglio, quindi la posso ridare a Dio. Quindi questo è il frutto del giro continuo nella creazione, che passa giustamente dal primo atto, che è quello di riconoscere il dominio divino in ogni cosa creata, cosa che neanche, voglio dire, si fa. Quella è la prima cosa, la prima riparazione che dobbiamo fare. Volume 33, 24 febbraio del 35. La ragione è l'occhio dell'anima e luce che le fa conoscere il bello delle sue opere buone. Quali sono i diritti della divina volontà? È tutto per la creatura, quindi che noi la conosciamo, la riconosciamo o no, senza di essa l'uomo non potrebbe vivere, ma non nel senso che dice, ci guida sempre anche se non la riconosciamo, no. Senza della divina volontà noi non potremmo neanche fare un respiro, noi ci dissolveremmo nel nulla. E la divina volontà che mantiene l'atto conservante, se la divina volontà non opera in me, io non avrei ragione, non avrei volontà, non avrei niente, non potrei parlare. Quindi ogni cosa, anche qualsiasi cosa, diciamo, il mio essere si risolverebbe nel nulla. Quindi non soltanto l'aspetto di dire la divina volontà ci assiste, ci guida sempre, no, la divina volontà ci mantiene in vita, pronuncia costantemente il suo fiat, altrimenti noi non saremmo, non esisteremmo. Che si conosca che cosa ha fatto, che fa per amore di esse e quali sono i suoi giusti diritti. Diritto di, quali sono questi diritti? Diritto di creazione, diritto di conservazione e diritto di animazione continua. Quindi non è che la divina volontà c'ha il diritto, cioè, devi fare, no, senza della divina volontà non mi muoverei, non sarei animata. Senza la divina volontà cadrei nel nulla proprio, non sarei creata in questo momento, non sarei mantenuta, non sarei animata. Sono diritti suoi, quindi senza dalla sua divina volontà l'ossigeno, le molecole di ossigeno, di zinco, di potassio, di azoto che costituiscono le mie cellule si dissolverebbero nel nulla. Quindi non soltanto non potrei fare cose buone, non esisterei, punto. E quindi la divina volontà su ciascuno di noi ha diritto non soltanto di animazione, ma di conservazione e di creazione. Questi sono diritti divini. E quindi, ecco, è bello pensare ai diritti divini una volta tanto, dato che pensiamo sempre ai diritti umani, no? E i diritti divini sono i grandi dimenticati. Forse dando la priorità ai diritti divini anche i diritti umani sarebbero rispettati, perché l'uomo troverebbe la pienezza della sua vita all'interno dei diritti divini. Alla scienza infusa di Adamo. Adamo possedeva giustamente la conoscenza piena di tutte le scienze naturali, cioè tutto il creato lo possedeva.
quella che noi chiamiamo oggi la chimica, la fisica, l'astronomia, la botanica, lui ce l'aveva infusa e già sapeva dentro di sé tutte le cose attorno a lui, come le poteva usare secondo lo scopo dato da Dio. Ecco, quello che Adamo quindi possedeva, la scienza infusa delle cose naturali, con il vivere, quindi con il toccarle, con l'utilizzarle, con il riceverle, acquisiva la scienza, la conoscenza esperienziale, quindi sperimentale, quindi con la sua vita, quindi con gli atti fatti nella divina volontà, questa scienza infusa veniva arricchita dalla scienza, dalla conoscenza sperimentale. Quindi dice, questo lo so per infusione divina, ma adesso lo vedo, lo sperimento e lo faccio per il bene mio. Poteva utilizzare questa scienza infusa per fare il bene e per far compiere a tutte le cose create lo scopo per cui erano state create. Quindi la scienza infusa è, tramite i suoi atti, la sua vita nel creato, la conoscenza sperimentale. Questo per quanto riguarda le cose naturali. Per quanto riguarda invece le cose spirituali, ovviamente Adamo aveva, aveva una scienza, una conoscenza infusa di Dio, però non aveva la completezza della conoscenza di Dio. Infatti Dio si riservava ogni giorno nella passeggiata, ogni giorno Dio aumentava in Adamo, gli rivelava sempre di più della sua divina volontà, la conoscenza di sé. Quindi la conoscenza della divina volontà, la conoscenza del soprannaturale, la conoscenza di Dio, Dio l'avrebbe rivelata, e man mano che Adamo faceva atti, la sua capacità veniva espansa, si dice, per ricevere sempre più la conoscenza divina. Infatti Gesù dice a Luisa, io continuo a dare a te Luisa le lezioni che dovetti interrompere con Adamo. Gesù non doveva dare lezioni di botanica, di chimica, di fisica quantistica ad Adamo, perché già sapeva Adamo, in lui c'aveva questa conoscenza, quindi aveva la pienezza delle conoscenze naturali, ma doveva ricevere continuamente le conoscenze spirituali, fino a che, raggiunta la pienezza, sarebbe passato in un'estasi d'amore dal paradiso terrestre al paradiso celeste. Certamente, però voglio dire, Dio resta schiavo dell'uomo, nel senso che l'uomo può fare tutte le aberrazioni, le brutture, le distorsioni dell'ordine della creazione, della giustizia della creazione. L'uomo può compiere atti ingiusti, perché magari una coppia usa ha relazioni prima del matrimonio per tutta una vita, si usano anticoncezionali per tutta una vita, poi ci si sposa e ci si vuole realizzare, non si hanno figli per 4-5 anni, poi ci si sveglia a 50 anni, vogliamo un figlio, è nostro diritto, allora ce lo facciamo concepire fuori. Allora questo può essere un caso, come è ingiusto il comportamento degli uomini, dove il diritto alla vita è un diritto di Dio, diritto di creazione, diritto di animazione, diritto di conservazione, l'abbiamo appena letto. Però siccome Dio usa la scienza contro se stesso e contro Dio, nel momento in cui prendono uno spermatozoo e un uovo e lo mettono insieme sotto il microscopio, Dio non si può esimere, proprio perché da lì verrà un embrione umano. Lui in quel momento, nonostante è stato commesso un deicidio contro il suo ordine divino, contro la sua divina volontà, lui infonde l'anima in quella creatura. Però l'uomo è colpevole di aver distrutto l'ordine divino, di come la procreazione deve compiersi. È quella che vogliamo noi. Esatto, però questo non vuol dire che appunto Dio è schiavo dell'uomo, perché così come Gesù Cristo entra nell'ostia santa anche quando un sacerdote che è in peccato mortale lo chiama a consacrarsi, così pure gli scienziati più superbi e perversi, e noi, la cultura nostra più perversa, se iniziamo a fare fecondazioni improvvette eccetera e si creano un embrione del corpo umano, Dio lo fa, ovviamente infonde l'anima in quella
creatura, cioè non vuol dire che abbiamo fatto una cosa buona. Cioè, volevo sapere, il martirio della privazione, cioè Luisa parlava sempre di questo martirio della privazione di Gesù, e mi è venuto di pensare che era un po' la stessa sofferenza che aveva, che ha avuto Gesù nel Getsemani quando il padre si è allontanato. Sì, la pena della... Allora, questa è una cosa bella, perché parlarne, anche perché è una cosa di cui... Ecco, o il Signore ci dà la grazia di sperimentarla in piccolissima dose, oppure non ce la possiamo immaginare. Non per niente Gesù ha voluto dimostrare il suo amore tramite la sofferenza, ma il primo impatto che abbiamo con la sua sofferenza è quello di un crocifisso, di uno inchiodato a un pezzo di legno che soffre pene atroci, con più il, non soltanto i tendini spezzati, ma il dolore del tetano, del fegato spappolato, della febbre, della corona di spine e tutto quanto. Ma come sappiamo, lui ci dice, e questo è il punto, e ci dice: questa è la passione umana, la passione che mi hanno inflitto i giudei. Dice, poi c'è un'altra passione, e poi arriviamo a quella che dice Rossana. Allora, prima c'è la passione fisica, e Gesù dice: la passione fisica non furono altro che baci, carezze, sollievi in confronto alla mia passione interna. Però per passione interna possiamo intendere due, quindi ci sono tre passioni. La prima è la passione fisica. Per quanto atroce, quella di Gesù fu infinitamente superiore a quello che ci possiamo immaginare. La seconda sono le pene, diciamo così, emotive, quelle dovute all'ingratitudine. Quante volte anche noi, non lo so, abbiamo provato una pena del cuore, l'abbandono di una, il tradimento di una persona cara, l'abbandono di una persona cara, dice, preferirei, dice, farmi mozzare un braccio, provare una pena fisica. Le pene del cuore, ci rendiamo conto, a volte sono delle pene superiori alle pene fisiche, no? Ecco, queste sono le due passioni che in qualche modo noi ci possiamo immaginare, perché tutti abbiamo provato pene fisiche, chi più chi meno, tutti proviamo pene morali, chi più chi meno. C'è una terza dimensione della passione, che è quella di Gesù, che noi non abbiamo provato e che Luisa ha provato in piccola parte. Se il Signore ci dà la grazia, la proviamo in minima parte, che è la dimensione divina della passione. La dimensione divina della passione è possibile grazie alla conoscenza. Più si conosce Dio, e più non ne si può fare a meno. Allora, quando Gesù gli dice a Luisa: il segno che tu provi questa pena della privazione è il segno che io da te sono venuto e che tu mi hai conosciuto, e poi mi sono ritirato apparentemente, tu hai sentito il vuoto della mia presenza, e in questo vuoto si formava questa pena atroce della mia passione. Allora, è la passione della privazione di Dio. Questa, allora, noi più arriviamo a conoscere Dio, e più nei momenti in cui ce ne sentiamo privi, in cui il Signore ci mette nella notte oscura, oppure ci fa sembrare che Lui è lontano da noi, ma apparentemente, allora più possiamo avvicinarci a comprendere un pochettino questa passione. Allora, Rossana diceva: la privazione di Luisa è quella di Gesù nel Getsemani? Non soltanto è quella di Gesù nel Getsemani, ma Gesù dice, soprattutto nel volume 12, nel volume 14 e anche all'inizio del volume 1, negli eccessi d'amore dell'incarnazione del Verbo, lui dice: questa pena della privazione del Padre mio, nonostante io fossi unito a Lui, perché Gesù è uomo e Dio, e Lui come Dio, come seconda persona della Santissima Trinità, è unita, è uno con il Verbo e con il Padre, e la sua umanità non è mai separata dalla sua divinità. Allora Gesù dice: nonostante io sono uno con il Padre, sempre unito e inseparabile da Lui, nella mia situazione umana, in terra, nelle pene, io mi sentivo separato, mi sentivo addirittura quasi scacciato dal Padre, mi sentivo isolato,
e dice Gesù nel volume 14, questa è la pena più grande della mia vita, la pena della privazione che Gesù ha sentito dal Padre. Questa non è una pena che ha subito tre ore nell'orto del Getsemani, no, è una pena che ha iniziato a subire dal momento preciso del Fiat di Maria, dal momento della incarnazione. Se voi vi ricordate, per esempio, il settimo giorno della novena, quando Gesù dice io sono con il Padre mio, sono uno, immerso in felicità immense, eppure per amore degli uomini mi sono separato, mi sono chiuso in un'umanità e mi sono preso tutti i peccati, tutte le miserie degli uomini e mi sono sentito separato dal Padre. Quindi ha iniziato a provare questa apparente separazione dal Padre dal momento del suo concepimento. Questa era la pena espiatoria, la pena redentiva, la pena riparatrice numero uno dell'umanità di Gesù. E questa è la pena più grande della sua vita. Quindi le poche ore della passione fisica di Gesù, come dice lui, queste sono carezze, sono baci che ha ricevuto, quasi erano sollievi rispetto alla sua passione interna. Quella gli durò tutta la vita, dal momento del concepimento fino alla sua fino alla sua morte. Dice a Luisa, tu in qualche modo te ne ho fatto partecipe, ma l'hai potuta sperimentare soltanto in piccole goccioline, e l'amore che mi spinge a questo si immigrata. Quindi man mano che noi ci avviciniamo più alla passione di Gesù e meditiamo e facciamo con lui le ore della passione, e chiediamo la grazia di, appunto, di poterci avvicinare sempre di più alla passione di Gesù, e che è una passione non soltanto passione fisica con pene fisiche e scientificamente atroci. Infatti i romani l'avevano architettata in un modo ingegnoso, ma atrocemente ingegnoso, e non potevano far soffrire più una persona che farla praticamente appendere a un legno con i tendini spezzati, appesa, morendo lentamente per soffocamento, con tutte le pene che il tetano, il soffocamento e lo spappolamento degli organi dovuto alle frustate precedenti provocava. Non soltanto la pena morale di un Gesù che si è visto abbandonato dai suoi apostoli, di un Gesù che è rimasto solo dopo aver dato tutto se stesso e si sentiva abbandonato dai suoi amici, dalle sue creature, ma un Gesù uomo e Dio, e che nonostante fosse per sua stessa natura inseparabile dal Padre, dallo Spirito Santo e dalla sua stessa natura divina, nelle pene si sentiva solo, anzi sentiva il Padre che diceva ti voglio morto e morto crocifisso, mi fai ribrezzo. Come leggiamo nelle scritture, Gesù si è fatto peccato, pur non avendo commesso peccato, lui si sentiva colpevole di ogni peccato, anche se lui non aveva commesso peccato, quindi si era fatto peccato, e quindi si sentiva l'aberrazione dell'uomo e di Dio. Questo è una pena che, ecco, Gesù ci dà qualche luce per farcela lontanamente, diciamo così, immaginare, oppure no, non è possibile. Questo è un po' il commento un po' alla domanda di Rossana. Quindi la pena della privazione, dice Gesù, perché la pena di Luisa, la pena della privazione è la pena più grande, dice, il regno della divina volontà non poteva che essere fecondato e guadagnato da una pena grande, l'unica pena che è l'ombra di una pena veramente divina. Luisa diceva, magari mi desse le stime, magari soffrissi la crocifissione ogni giorno, magari soffrissi tutte le umiliazioni possibili e immaginabili, Gesù, ma un secondo senza di te, un secondo sentendomi separata da te, la pena della privazione, dice, più grande è come il purgatorio. Poi dice, no, più grande è il purgatorio, perché le anime in purgatorio sanno che loro devono espiare, ma io, Gesù, io ti amo, e dice, è come l'inferno. Poi dice, no, è più grande dell'inferno. Insomma, non sa come paragonare questa pena, infatti è una pena di natura divina,
deriva dalla conoscenza di Dio e dal ritirarsi apparente di Dio dall'anima. Quando un'anima ha conosciuto Dio e si è unita a Dio, non è possibile che da Lui voglia o possa sopravvivere staccata. Potrebbe essere, Marina, questa la pena della divina volontà quando Adamo si è staccato da Dio? Siccome lo staccarsi dell'umana volontà dalla divina è un'offesa divina, la divina volontà in un certo senso ha subito tante morti per quante volte l'uomo non ha dato vita in sé alla vita divina che Dio voleva dare all'uomo, e l'uomo ha subito tante morti per quante volte lui è morto alla vita divina che avrebbe potuto ricevere. C'è questa componente divina del peccato, che è una morte che si dà e si subisce. Quindi questo deicidio continuo di ogni atto fatto con la nostra umana volontà, non parliamo neanche del peccato, ma di ogni atto fatto con la nostra umana volontà, non con la divina, è una forma di un deicidio a tutti gli effetti. E quindi il riparatore divino Cristo, vero uomo e vero Dio, doveva subire tante pene per riparare ad infiniti deicidi e quindi tante volte morire crocifisso. Di crocifissioni non ne sarebbero bastate 3 milioni. Se Gesù avesse vissuto 2000 anni sulla terra e l'avessero crocifisso per poi morire, per poi risorgere, poi andare un'altra volta al Calvario e ricrocifiggerlo e morire, non sarebbe bastato. E quindi la passione gliela doveva architettare e dare su misura il Padre suo. E quindi dice Gesù: il mio Padre, Padre mio, è stato il più crudele ma amoroso giustiziere ed esecutore della mia condanna a morte. Gli uomini si sarebbero stancati, gli uomini non si sarebbero annoiati, i poveri soldati romani, cioè ancora frustati, ancora, no, basta. Noi ci saremmo stancati da crocifiggerlo, il Padre no, non si è stancato. E quindi l'ha fatto morire crocifisso. Da quando lui ha pronunciato sacrificio, oblazione non hai voluto, ma mi hai dato un corpo, così come dice la scrittura, la vera incarnazione di Cristo è la sua passione. Il fatto stesso che lui ha preso corpo, quella è la passione. In quell'istante, quindi lui ha cominciato a soffrire queste pene di morte, queste agonie continue. Lo leggiamo nella cosiddetta novena di Natale, che sono i 9 eccessi d'amore nella incarnazione del Verbo, dal momento della sua incarnazione fino all'ultimo momento della croce. Adesso continua ancora a soffrirlo nella Santissima Eucaristia. No, è bella questa cosa, che noi stavamo leggendo il passo sugli angeli, però giustamente Rossana non si è fatta sfuggire, perché la prima parte, no, di quel passo, perché prima di introdurre un argomento c'è sempre Luisa che si trova nel suo solito stato, e Luisa che soffre questa pena atroce della privazione. Allora Gesù dice: la tua vita, in un altro passo, è un'alternanza continua della gioia di vedermi e della pena di sentirti priva di me. Questo è necessario, perché è un continuo zappare il terreno, fecondarlo per poi seminarlo. E quindi proprio a furia di pene, di privazione che strappano la sua anima e la espandono sempre di più, si crea lo spazio per Luisa per poter ricevere più lezioni, più vita divina. Quindi più soffre e più si dispone a ricevere un'altra lezione. In questo caso la lezione è la lezione sugli angeli, che spiega perché gli angeli sono angeli e come la gerarchia dipende dalla loro conoscenza e dal fatto che un angelo non può mai cambiare idea. Un angelo perduto, quando quella parte di angeli che hanno deciso di ribellarsi a Dio ha deciso il non serviat, hanno seguito Lucifero, non è che poi cambiano idea. Cioè siccome gli angeli vivono nel punto eterno, nel momento della loro creazione, loro sono puro spirito, non vivono nello spazio e nel tempo, vivono nell'eternità. Quindi la decisione è una decisione eterna. E quindi
l'angelo dice perché si mantengono belli, perché restano così come gli angeli che si sono ribellati restano eternamente convinti nella loro dannazione e ribellione a Dio, così gli angeli che servono Dio restano in quell'istante eterno, non è un istante nel tempo, il principio eterno in cui sono stati creati e in cui hanno ricevuto quella conoscenza, e in quel momento, in quell'istante loro si mantengono, e tutta la loro gioia, tutta la loro beatitudine è restare in quel punto di volontà divina in cui ricevono l'esistenza. Per questo l'angelo custode non si scoccerà mai di farci da angelo custode, per questo un angelo, un arcangelo Raffaele non si stancherà mai di essere medicina di Dio, e Gabriele la forza di Dio, e Michele chi come Dio, e quindi la loro attività è un modello per noi, perché l'anima che vive nella divina volontà non è nient'altro che un'anima che è svuotata della sua umana volontà, entra in un ambiente eterno e quindi agisce nella divina volontà, in cui non c'è più lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo sono creature di Dio, quindi lo spazio e il tempo li trova come atti all'interno della divina volontà. E allora stare nella divina volontà vuol dire operare eternamente, stare in quel punto eterno a fare tutto quello che fa Dio, come di fatto fanno gli angeli che restano eternamente fissati nel punto della volontà di Dio, quindi con un operare eternizzato o eternalizzato, come dice Gesù. Il bello è che vivendo nella volontà divina in terra noi possiamo iniziare a vivere come si vive in cielo, cioè con atti eterni, eternalizzati, già qui sulla terra. Quindi il nostro corpo non è più una limitazione, la nostra natura umana, il fatto che viviamo nello spazio e nel tempo non è più una limitazione, ma diventa l'opportunità per farci fare più atti che però si svolgono nell'ambito dell'eternità, perché sono animati da una volontà divina che è ovviamente eterna, infinita e onnipotente. Non so se mi sono spiegata. Sì. Quindi la tua vita deve essere una catena di atti continui fatti. Oh. Se la creatura, come l'angelo, non uscisse mai da quell'atto primo in cui la mia volontà uscì alla luce, quale ordine, quali portenti non si dovevano vedere sulla terra? Perciò, figlia mia, non uscire mai dal tuo principio in cui la mia volontà ti creò, e il tuo atto primo sia sempre la mia volontà. Ecco, così come un angelo nell'eternità fa sempre un unico solo atto, cioè quello di fare la volontà di Dio, quello di compiere l'atto per cui Dio l'ha creato, sì, l'anima in terra, pur trovandosi nel tempo e nello spazio, facendo una successione continua di atti nello spazio e nel tempo, ma fatti nella volontà divina, resta in quell'atto primo. Il proxy dell'eternità nel tempo è una successione continua ininterrotta di atti. Allora, vogliamo vivere come in cielo così in terra? In cielo ci si mantiene nell'atto primo perché si vive già nell'ambito dell'eternità. In terra lo possiamo fare facendo continuamente lo stesso atto, anche se si svolge nel tempo, però essendo animato da una volontà divina, è come se il tempo e lo spazio si comprimono e ci troviamo nell'atto primo unico e solo. E questo è, diciamo, il vivere nell'ambiente dell'eternità. Mi piace anche, diciamo, dire che gli angeli sono delle creature puro spirito che sono stati creati con vari gradi di conoscenza di Dio. Quelli che sono più vicini, i serafini, i cherubini vicino al trono di Dio, sono talmente abbagliati che sono nella lode, nella contemplazione, nell'estasi continua. Ci sono altri che hanno dei gradi di conoscenza inferiori, ma ognuno è felicissimo di stare nel punto, nel posto, nel punto eterno dove Dio l'ha messo. E lo scopo dell'angelo è quello di adorare
la volontà di Dio, sia che questa volontà di Dio operi come vita in Dio, sia che questa volontà di Dio operi come vita nella creatura. Questo è importante. Per questo Lucifero ha detto, dice, ma come? Un Dio prenderà natura umana e io devo adorare Dio in una umanità? Devo inginocchiarmi di fronte a Cristo, al Dio incarnato, umanato? Io che sono puro spirito? Non serviat. Allora, Lucifero si è rifiutato di adorare la volontà di Dio nella creatura. Il fatto che Gabriele si sia inginocchiato di fronte a Maria, come vediamo, non lo so se adesso la scrittura dice inginocchiato, però se vediamo il 90% delle icone dell'Annunciazione, ci sta l'angelo Gabriele in ginocchio, comunque prostrato. Lui si prostra ad adorare l'umanità di... certamente no. Lui adora la volontà di Dio, perché è una volontà di Dio che opera come vita nella creatura. Allora, perché... noi rendiamo felici i nostri angeli custodi quando viviamo nella divina volontà, e questi non fanno altro che fare della spoletta tra cielo e terra, impazziscono avanti e indietro, perché loro vedono quella stessa volontà di Dio che adorano sul trono dell'Eterno e cantano questi osanna incredibili che noi non possiamo sentire. Ho sentito una volta, c'era un video di Padre La Grua, questo incredibile carismatico, no? Era siciliano, dove durante una sua messa, una registrazione, si sentivano queste armonie angeliche che lodavano il Signore. Era un'armonia al di sopra delle nostre immaginazioni. Quindi addirittura abbiamo queste manifestazioni, ma non ce lo possiamo immaginare che sono i cori degli angeli. Loro vedono questa volontà di Dio operante nel nulla della creatura, Dio grande, infinito, eterno, che si chiude nella sua infinità, con la sua gloria, con tutta la sua maestà, all'interno del nulla della creatura. Questo è un miracolo, una follia di Dio talmente folle che impazziscono di gioia e quindi adorano la volontà di Dio nella creatura. Quindi ogni atto della volontà di Dio che si fa sulla terra è una gioia in più che diamo al cielo, ed è una gloria in più che diamo agli angeli, gloria accidentale. La gloria sostanziale è la gloria dell'atto che viene compiuto in noi. La gloria accidentale è la gloria di chi riceve tutti gli effetti di bellezza, di gioia, di allegria, di felicità, e che quell'atto di volontà di Dio sprigiona. Quindi ogni atto in più che facciamo qui nella Chiesa militante è un pezzetto in più di paradiso, un pezzo grande in più di paradiso che accresciamo per le anime in purgatorio che si preparano, per gli angeli, per i santi, per Maria Santissima. È una gloria in più accidentale che diamo a tutto l'Empire e a tutto il paradiso. E allora possiamo anche noi prendere nella divina volontà, facendo parte di quell'atto unico, proprio i cuori angelici, e offrirgli a Dio per maggiore gloria? Certamente, anzi, non soltanto noi li possiamo prendere, li vogliamo prendere e possiamo li prendiamo. Come leggiamo negli scritti, proprio nel volume 34, dicevo pochi giorni fa, per nessuna ragione un angelo, un arcangelo oppure un'anima in cielo vorrebbe essere lasciata fuori da un atto fatto nella divina volontà. Sono loro che si fiondano come dei pesciolini, entrano nel patto. Scusa, se la volontà di Dio è paradiso, se la volontà di Dio è fonte di noi passeremo la nostra eternità nell'atto unico della volontà di Dio e non ci basterà l'eternità per gioire, ecco, e per avere delle beatitudini, delle felicità sempre immense, infinite. Allora, quando si fa un nuovo atto di questo nuovo paradiso, addirittura in terra, chi non vorrebbe andare a tuffarsi in questo nuovo paradiso? Quindi, che tu li chiami o no, meglio ancora se li chiami, ma anche se non li chiami, pure se te ne scordi, loro si presentano, perché per nessuna ragione vorrebbero o potrebbero essere lasciati fuori dal tuo atto, perché è un atto
atto loro, è un atto di volontà di Dio, la volontà di Dio è la loro vita, la volontà di Dio è il loro cibo, è il loro riposo, sono come i pesciolini che stanno nel mare, aprono la bocca e il plancton li nutre, dormono nell'acqua, nuotano nell'acqua, giocano nell'acqua, gioiscono nell'acqua, mangiano nell'acqua, quest'acqua è la volontà di Dio, quindi dovunque c'è volontà di Dio loro ci sono. Se questa volontà di Dio fa nuovi atti, espande i mari con nuove correnti, nuovi sapori, nuovi, nuove meraviglie, e loro ci sono, anzi fanno a gara, fanno a spintoni per entrare nel quarto. Allora, finalmente, allora così come ogni cosa creata, ogni essere creato può compiere la creazione, compie lo stato per cui è stata creata soltanto quando la divina volontà regna in cielo così in terra, proprio allo stesso modo il nostro angelo custode, cioè il suo compito, lui si rassegna pure ed è pure contento se sta lì a tirarci per la gola oppure per la coda quando noi ci andiamo a mettere in pericolo, ma lui può veramente compiere lo scopo per cui è stato creato e gioire pienamente quando non fa altro che prendere i nostri atti uno dopo l'altro nella divina volontà e portarli al trono dell'Eterno per poi fare una spoletta avanti e indietro. Questo è il lavoro ideale, non quello della guardia del corpo di un mezzo scagnozzo che si va sempre a mettere nei guai, ma di un figlio di Dio, e lui si sente onorato non di fare la guardia ma di assaporare le gioie di quegli atti e di portarle a tutti gli altri angeli e a tutto il creato. Quindi possiamo dire che così come la creazione aspetta i figli di Dio per smettere di dolere, di doglie di parto, anche gli angeli, cioè, finalmente noi potremo essere veramente angeli e compiere lo scopo per cui siamo stati creati, quindi quello di adorare la volontà di Dio in Dio e nella creatura, quando la volontà di Dio regnerà nella creatura come regna in Dio. No, il sacrificio è appunto, è giusto quello che sacrificio vuol dire rendere sacro qualcosa che si offre a Dio, quello che si offre sull'altare, non viene sacro. Quindi la riparazione nella divina volontà costituisce ogni atto amore per ogni atto di creatura, quindi è il sacrificio per eccellenza. E questo è appunto quello di cui parlavamo prima, no? Questa passione dell'amore che ha sopportato, che ha sofferto Gesù dal primo momento del suo concepimento, e ha subito una morte per ogni mancato atto di amore di creature. Quindi chiama Luisa, chiama l'anima che vive nella sua divina volontà insieme con lui a costituirsi amore di ogni atto di creatura, e quindi è per definizione il sacrificio, perché l'anima vittima è l'anima che si sacrifica, che si dona a Dio per tutti. E quindi questa è la passione dell'amore di cui parlavamo. Quando poi leggeremo più avanti gli eccessi d'amore dell'incarnazione, se vediamo nel giorno il 7, no? L'eccesso d'amore e la passione dell'amore non corrisposto, dice, c'erano tanti canali d'amore tra Dio e la creatura, sono stati tutti stroncati, non venivano corrisposti, allora io nella mia piccola umanità, diceva Gesù, ho iniziato a sentire il dolore dell'amore ingrato, dell'amore non corrisposto. E quindi questa è una pena che Gesù soffre dal momento del suo concepimento, e negli atti fatti da noi nella divina volontà dobbiamo metterci insieme con Gesù a costituirci amore di ogni atto di creatura, per ricostituire quei canali d'amore tra ciascuna creatura, tra noi e Dio.